allora cominciamo. Siamo qua a Ravenna oggi, è la nuova edizione 2013 della WCAMP, che è un evento che ormai ha una storia, che dura da un po' di anni, che nasce ai tempi in cui c'era il Barcamp, adesso ce ne sono, ma non sono più un fenomeno a parte, cioè sono ormai, come dire, permeati nel tessuto delle cose che si fanno in certi ambienti. L'obiettivo dell'evento all'origine era quella di parlare in maniera diversa delle tematiche ambientali, quindi che non ci fosse una strutturazione da convegno tradizionale in cui ci sono degli organizzatori che fanno un programma dove ci sono tutta una serie di parrucconi che dicono cose, ma in cui ognuno dicesse più o meno la sua. Poi negli anni abbiamo cercato un momentino di instradare in una maniera più pilotata la cosa, nel senso che sostanzialmente poi ci sono alcune tematiche su cui andiamo a lavorare in maniera preferenziale, poi appunto, essendo che la partecipazione dei presenti, che sono tutti più o meno giornalisti o addetti ai lavori della comunicazione in ambito ambientale, ognuno può portare poi il suo contributo, perché questo è. Comunicazione di servizio, come vedete, abbiamo uno streaming, abbiamo ovviamente anche la possibilità di interagire con noi finché regge la rete wireless, attraverso i social network. L'hashtag dell'evento era Ravenna 2013, segnatelo, lo metteremo da qualche parte e lo ricorderemo intanto. Allora, il primo tema da cui vogliamo partire, in mixare più o meno quelli che sono i temi iper macro con i temi iper micro, che sono poi quelli del vicino di casa piuttosto che del nostro balcone, piuttosto che del riscaldamento di casa nostra, sono proprio quello dei numeri, che sono poi diventati ormai nell'ultima edizione il leitmotiv proprio di tutto quello che succede a Ravenna, cioè fare i conti con. Ieri diceva il qui presente Marco Ghisotti, che così tiro subito dentro, anche se è appena arrivato, è stato presentato, come dire, una summa teologica dei numeri dell'ambiente e del pianeta. Che cosa è successo e per quel che ti sei riuscito a leggere, cosa ti serve? Sì, beh, è da una settimana che se ne discute perché ci sono state anticipazioni. L'IPCC, il massimo organismo che si occupa di cambiamenti climatici per conto delle Nazioni Unite, tutti scienziati. Tra l'altro, la notizia di stamattina dichiarata da loro è che il 60% di questi scienziati sono nuovi e sono giovani, che è una cosa che dovrebbe essere quasi proverbiale per un paese come il nostro, dove invece, come dire, il 99% della classe dirigente è vecchio e vecchia di idee, come dimostra anche il signor Barilla. Ma non c'entra con la nostra discussione. Che cosa c'è? C'è il sesto Per chi rapporto? non l'avesse ieri fosse impegnato a cercare funghi, che cosa ha detto ieri Barilla? Non se l'è presa con l'ambiente, ma se l'è presa Con i gay. con i gay. Mai una pubblicità con la famiglia gay. E ieri è uscito una fantastico fact, ne sono usciti vari, di Fenzio Internet, di De Cecco, che era De Checco, che No, per cui, cioè, a parte questa, appunto, questa tristezza in cui noi siamo maestri per il resto del mondo in queste amenità di cattivo gusto, invece l'IPCC, che appunto, diciamo, è questa organizzazione, viene presentato il sesto rapporto sui cambiamenti climatici. Ricordo, il primo rapporto è del 1990, quali sono le novità? In realtà conferma quello che è da anni, cioè che i cambiamenti climatici sono causati dall'uomo e che i quattro scenari che fa sono comunque anche il più ottimista e sempre catastrofista. E comunque l'elemento, tanto per chiudo qui, diciamo, questo primo passaggio, è per evitare la grande catastrofe, cioè sul riscaldamento del globo, cioè superare i 4 gradi centigradi entro il 2100, bisogna tenersi sotto le 421 parti di anidride carbonica per milione dell'atmosfera. Cioè, prendete, fatto un milione, una parte di atmosfera, 421 parti di questa non deve essere anidride carbonica, altrimenti si innesta, diciamo, una reazione catastrofica. Noi oggi siamo a 400 parti, saliamo di 2 parti all'anno. In buona sostanza, l'IPCC ieri ci ha detto: avete 10 anni per darvi una regolata. La cosa interessante rivelata dal Guardian, visto che parliamo di giornali e di media, poco più di una settimana fa, anticipando in qualche maniera i dati di questo rapporto, che io in 3 parole dico quello che sta scritto in 2000 pagine, per cui poi bisognerà leggerle, è che le grandi compagnie, grandi lobby internazionali, dice il Guardian, non lo dice WWF o Legambiente o Gisotti,
hanno incominciato a foraggiare pesantemente scienziati di parte perché smontino immediatamente questo rapporto. Io ieri scherzavo, facevo una battuta su Facebook, su Twitter, dicendo le guerre del clima sono cominciate e sarà peggio di Skynet. Skynet, se vi ricordate, è questa entità tremenda in Terminator che causa la fine del mondo. La fine del mondo non arriverà con i robottoni, in realtà, come diceva Herzog, arriverà con un soffio dolce, e il soffio dolce sarà il caldo di questi 4 gradi centigradi, a meno che noi come giornalisti non cominciamo a smontare i falsi scienziati che già sono all'opera. Allora, punto primo, vabbè, vi faccio sentire, poi andò a vedere, non è niente complicato, anche perché per smontarli bisogna vedere altri. Uno dei temi, allora, questo è lo scenario. Avete ah, una cosa che forse mi sembra corretto sia per noi stessi sia per gli altri. Siamo partiti un po', come dire, a botta. Un minuto di tempo a ciascuno di noi per presentarsi rispetto agli altri, in maniera che comunque sia fra di noi sia con quelli che ci stanno seguendo, perlomeno capiscono, così riescono a contarci in maniera concreta andandosi a sparare adesso. Comincerei dalle signorine, dalle signore, dalla... No, non si giri, tocca lei. Prego. Francesca Calonaci, io mi occupo di comunicazione in un'azienda che si occupa di igiene urbana, Toscana, Firenze. L'avevamo capito che era Toscana. Prego. Io sono Cristiana Zama, sono giornalista e mi occupo di comunicazione in un'azienda che si occupa di ambiente e di energie rinnovabili. Che però dal suo accento non si devince. No, così. Sono di qua. Ah, perfetto, non si devince così facilmente. Prego. Matteo Campofiorito, responsabile editoriale di Cristallo.it, un magazine che parla di ambiente. Conosciamo. Paola Polaffio, io sono il direttore di un giornale un po' particolare che si occupa di ambiente, ma è fatto da circa 6.000 giovanissimi dai 5 ai 29 anni, reporter ambientali d'Italia. Che si chiama la Ghita, non so cosa. Giornalisti nell'erba.it. Fai. Andrea Gandiglio, sono direttore editoriale di Greennews.info, web magazine dedicato alla green economy e smart city. Umberto Torelli del Corriere, mi occupo in particolare di tecnologie e di temi ambientali. Massimo Ferrero, ufficio stampa, sono qui come ufficio stampa Audis, sono giornalista, a mezzo di anche blogger. Non è un cattivo, una volta sono. Però come blogger, come sono antropologo culturale, ho creato una cosa sull'archeologia, quindi il discorso che avevate accennato dei falsi scienziati. Prego. Massimo Berti, un tecnico impegnato nelle energie rinnovabili, porto avanti il progetto fotovoltaico Spina, portare le energie rinnovabili a disposizione del singolo in tutte le case italiane, questo è l'obiettivo. Ah, già, scusa. Carla Traverso, giornalista freelance. Che bella pollaiata sul divano cinese. Prego. Giuseppe Totaro, addetto stampa della cooperativa Erika e collaboratore di Emil.info. Ah, io sono Vittorio Pastese, www.pastese.it, c'è scritto tutto. Non faccio Marco Gisotti, direttore editoriale di Tecneco, nonché blogger per La Stampa, dove tengo un blog sul tema dei lavori verdi, per i quali insomma sono anche presente qui a Ravenna a parlarne. E anche evidentemente raffreddato. Io sono Flavio Milandri della redazione di ProNews e della rivista trimestrale di scienze dell'amministrazione e dell'analisi delle politiche pubbliche. Leonardo Militi, addetto stampa e consulente alla comunicazione di Ecoarea. Non so se lo conoscete, Ecoarea è un edificio di 2200 metri quadri appena inaugurato a marzo di quest'anno a Cerasolo Ausa. Siamo sulla superstrada tra Rimini e San Marino. È un marketplace cerniera fra le imprese green o green oriented e il mercato e i mercati che in qualche modo si affacciano alla sostenibilità. E che noi l'anno scorso siamo stati molto felici di visitare prima dell'apertura. Dimenticavo lo slogan, visitatelo. Assolutamente atipica, soprattutto per lo scenario italiano, mentre ho detto forse è già una cosa meno. Abbastanza anche figa adesso. Prego! Io sono la Moretti, sono un ingegnere ambientale, responsabile tecnico dell'ente di bacino Padova 2, che è un ambito territoriale per la gestione dei rifiuti urbani in provincia di Padova. Adesso questa materia è abbastanza. Siamo commissariati, diciamo, Sì, esatto, dipende da diciamo ragione.
L'ambito, beh, per chi ha seguito qualche altro convegno qui, ecco. Però diciamo, sono una pecora nera dal punto di vista, diciamo, del tipo di... No. Cioè, non mi dove, cioè non mi occupo di giornalismo. Ah, e... ti fai bene, quindi potrebbe essere la tua festa. È arrivato anche Giuseppe Gaspara, che se ha voglia di presentarsi può farlo in un minuto, se no può sistemarsi e farlo dopo, ma lo faccia. Tanto vabbè. Sono giornalista ambientale freelance, collaboro con diverse testate, tra cui Grignos.info, tutto qui nella stampa. Va bene, più o meno ci siamo capiti il target delle persone che sta qua dentro, che poi è sostanzialmente la radice da cui siamo partiti nel mettere insieme questa simpatica combricola di gente. Dicevamo, allora, siamo partiti dai numeri. Uno dei temi che secondo me sono caldi proprio sui numeri, al di là di questa valanga di numeri che poi si è andati a leggere sul rapporto che ha raccontato Marco, c'è il problema di quanto noi raccontiamo con dei numeri e i numeri che fanno poi riferimento all'ambiente. Mi spiego, una storia vecchia, lo so che potrebbe sembrare noioso, ma ci provo. Allora, partendo da un presupposto tassonomico che esistano i giornalisti che si occupano di ambiente e esistono dei giornalisti che fanno altre cose, generalisti come si suol dire, e partendo da un altro presupposto tassonomico, che in generale in questo periodo un buon giornalista ambientale vive molto meglio dal punto di vista della sua esistenza, anche forse del suo portafoglio, di un giornalista generalista medio, e questo fa anche piacere, visto che ci siamo. Il problema è che tra l'altro noi abbiamo una cultura medio-alta dell'uso dei numeri che i giornalisti tradizionali, generalisti, non hanno. E questo è un problema che è in generale della nostra nazione, cioè io adesso non vorrei fare della politica perché è l'ultimo problema che mi pongo oggi, però quando negli ultimi anni un noto politico che in questo momento ha dei problemi giudiziari abbastanza spessi iniziò a fare un tipo di comunicazione televisiva in cui partiva a sparare una serie di numeri che lui avrebbe realizzato del PIL, del POL, del pool, eccetera, eccetera. Una lavagnetta bianca. Una lavagnetta bianca, che non riusciva neanche lui a stargli dietro, ma poi era difficile, perché poi quel signore lì è in gamba, non bisogna ammetterlo. Però nessuno innanzitutto, semmai pochi, si sono presi il mal di pancia di andare a confutare questi dati. E soprattutto però era un nuovo approccio il problema, no? Prima la politica era fatta tipicamente di paroloni, qualcuno ha cominciato a mettere su di lui. Il problema è che la difesa, cioè, pardon, il cane da guardia giornalistico è poco attrezzato per andare a fare le verifiche e il fact-checking del caso. Domanda prima di partenza che pongo a voi, tanto anche per aprire le danze. Come si può fare per cercare di dare più cultura dei numeri ai giornalisti e al mondo dei normali, quindi dei cittadini, per fare in modo che queste persone, cioè che chiunque spari dei numeri, abbia, sappia che ha di fronte non delle persone che più o meno si trovano nude alla meta, ma che hanno una certa capacità di decodificare l'informazione che quest'uomo mette a disposizione, sia un politico, sia un amministratore pubblico, sia uno di noi, se vogliamo metterlo così. Secondo problema è come produrre più numeri, produrli più sensati per evitare il fenomeno che tante volte succede nella comunicazione scientifica, che l'operatore della comunicazione X spara un comunicato stampa Y con una serie di numeri Z e Delta, che una serie di giornalisti, tendete infinito visto che stiamo parlando di numeri, prende e meccanicamente copia e incolla contro C, contro V e spara tutto il mondo, con il risultato che si disseminano per il mondo come pericolosi virus valanghe di cazzate. Chi è che vuol dire la sua? Guarda, ne approfitto. Ecco. Però, visto che, scusate, ma non ho voce, ho perso la voce in questi giorni, ve ne parlo troppo, quindi dove dovrei scrivere. Però quello che noi stiamo cercando di fare, ad esempio, in queste settimane, che penso possa essere un caso di utilizzo e ricomposizione dei numeri, stiamo lanciando un'inchiesta a puntate, numero indefinito di puntate, quindi non sapremo fino a quando la porteremo avanti, che abbiamo voluto chiamare evasori ambientali, che anche ovviamente è diventato un hashtag. È una cosa abbastanza provocatoria, però secondo me è interessante per questo motivo, perché mentre dell'evasione cosiddetta tradizionale si parla parecchio in questi ultimi anni e da molti viene anche considerato un po'
la lotta principale per risolvere molti dei problemi dell'Italia, anche su quello sono stati fatti dei numeri su quello che sarebbe il nero totale, qualcosa come 140-150 miliardi di euro, e sicuramente è qualcosa che va portato avanti. Però dal nostro punto di vista, che ci occupiamo invece di temi ambientali, quello che mi sembrava interessante è andare a vedere tutto l'evaso ambientale, a quanto ammonta. Quello che stiamo cercando di fare è addirittura costruire un piccolo counter, che ogni articolo che andremo a pubblicare andrà a aggiungere, andrà a aumentare quella somma. Faccio un esempio: proprio in questi giorni si sta parlando delle procedure di infrazione contro l'Italia in tema su materie ambientali. Sono 29 procedure di infrazione su 106 totali che l'Italia ha ricevuto dalla Commissione Europea, che è un numero impressionante. E quanto, se queste procedure di infrazione dovessero andare a sanzione finale, a quanto ammonterebbero tutte queste procedure di infrazione? Perché poi quello che secondo me è sconvolgente è che il dibattito italiano spesso si fissa su delle questioni simboliche come l'IMU e cose del genere. Adesso c'è il problema di recuperare questi miliardi per evitare l'aumento di un punto percentuale di IVA, ma quanto invece rischiamo di spendere di sanzioni per procedure di infrazione in tema ambientale? Quello secondo me è un numero interessante che oggi non vi saprei dire, cercheremo di quantificarlo nelle prossime settimane attraverso delle indagini puntuali. Un altro esempio è quello che abbiamo ricavato da un comunicato stampa di Coldiretti di qualche giorno fa, che mi auguro sia un dato corretto perché non abbiamo modo di verificarlo direttamente, però parlava delle agromafie che stanno facendo grandissimi affari con la produzione agricola e la grande distribuzione, e stiamo parlando di 12 miliardi e mezzo di euro di business delle agromafie, che chiaramente, cioè, è un business che non va a contribuire alla ricchezza dello Stato. Ci sono poi tutti quei costi che non vengono mai quantificati di danno alla collettività, stiamo parlando di danno da inquinamento, che chiaramente poi diventano, di nuovo, spese che il contribuente deve sostenere per andare a ripianare delle situazioni che molto spesso non si possono nemmeno riportare allo stato originale, perché anche con bonifiche non è che recuperi la situazione pre-inquinamento. Quindi ci sembra interessante andare... Una domanda, sì, prego. Il tipo di comunicazione sull'evasione ambientale è interessante. Ci spieghi il metodo che vi ha portato a costruire, come dire, una base di dati che poi andrete a, penso, ad alimentare, ad aggiornare e poi a rendere pubblica attraverso questo contatore che tu dicevi? Certo. Ma guarda, onestamente non è un metodo che possiamo dire scientifico, nel senso che in questo caso è un utilizzo dei numeri dove di volta in volta il nostro impegno sarà a cercare delle cifre assolutamente fondate, non buttate a caso, per cui se parliamo di agromafie ci saranno delle cifre, dei dati presi da fonti che hanno studiato il fenomeno, se parliamo di procedure di infrazione saranno cifre dedotte da fonti dell'Unione Europea. Stiamo facendo una cosa impropria, stiamo sommando patate e mele, questo sicuramente. Scientificamente inoppugnabile. Stiamo sommando patate e mele, ma quello che secondo me è significativo sono queste cifre prese singolarmente. L'operazione di metterle assieme sicuramente è un'operazione più di comunicazione per creare un effetto di sensibilizzazione. D'altra parte anche la cifra che viene utilizzata, 140-150 miliardi di euro di evasione totale, come sappiamo sono dei calcoli molto a stima, sembrano delle cifre spaventose, indubbiamente lo sono, però secondo me tutti questi costi diretti e indiretti legati a problematiche ambientali che il Paese in parte ha già sostenuto, dovrà sostenere, sono una cifra che secondo me troppo spesso rimane sotto traccia, e trovo che sia interessante andare un po', come dire,
a cercarla nelle pieghe di questi dati, di queste fonti. Poi mi espongo al pubblico ludibrio al fatto se sia me più o meno scientifico sommare queste somme dal punto di vista economico e finanziario. Qualcuno da aggiungere qualcosa, commentare, proporre? Ma io volevo variare. Tu avevi chiesto il discorso dei numeri. Certo. Come facciamo a prenderli sti numeri, non col copia e incolla? Quello che io dico, consiglio e soprattutto applico è continue verifiche, cioè verifica il cubo. Mi è capitato, non dico una volta, n volte, che gli stessi uffici stampa ci confondono megawatt, gigawatt, terawatt, cioè i multipli, miliardi, milioni, cioè proprio gli ordini di grandezza spessissimo vengono sbagliati, quindi a noi il compito di capire. Si faccia la domanda, è in maniera colposa o dolosa? No, io penso assolutamente sì. Sono solo scene. Sì. Non lo sa neanche lui. No. Per esempio, altre cose che ci capitano macroscopiche, che se le riportiamo paro il lettore in qualche diritto dopo sui blog ci sputtana, è grafici a torte in cui le somme superano il 100, non arrivano. Cioè non ci vuole niente a verificarli, non va veramente dato per buono nulla. La verifica in genere è abbastanza semplice, cioè non bisogna essere dei matematici per fare conti elementari, quindi il consiglio è quello. Poi tu dicevi per i giovani, e i giovani lo impareranno strada facendo e a forza di prendere un po' sui denti, insomma. Prego. Posso dire l'altro lato? Lavorando negli uffici stampa, sono giornalista anch'io, condivido quello che è stato appena detto, nel senso che succede di fare errori anche madornali e fogli. Per la mia personalissima esperienza succede però anche di avere a che fare con un panorama dove non ci sono giornalisti specializzati che ti seguono e si occupano del settore, c'è il giornalista di cronaca che viene buttato sull'ambiente, sui rifiuti, su temi come i termovalorizzatori, eccetera, buttato a pesce, prende il comunicato e butta in pagina. Che tu metta i numeri, non li metta, li metta sbagliati, li metta corretti, non cambia assolutamente niente. Poi sicuramente dipende anche dal percorso di chi lavora negli uffici stampa e comunicazione. Io vengo da un centro d'economia, per me i numeri sono l'ABC, cioè a me hanno insegnato che io parlo e comunico quando c'è il numero, perché il numero è ciccia, ma il numero vero, il numero è sostanza, il numero definisce dove andiamo, quelli che sono i quantitativi, la grandezza del problema, come funziona il sistema. Quindi ho, diciamo, una predisposizione di questo tipo. Però mi permetto, sì. Quando dicevi quelle parole ho tentato di baciarti in remoto, perché penso tutti l'abbiamo fatto anche in maniera etero-omosessuale tornando a Bari. Però questo è come dire, tutto molto bello ma il mondo è diverso. Cioè il problema è che o ci mettiamo a farci la battaglia fra di noi, cosa che condivido da tempo, cioè cominciare a dire c'è un grosso problema di economia di casta del mondo di chi fa informazione. Io non parlo quasi mai male del mio collega, anche se quello fa delle puttanate pazzesche, ok? La regola del primario degli ospedali. Spiega un po' questa domanda. Avete mai visto un professore okay, che però, il collega lasciato la gazza nello stomaco? No, certo, però alla fine della fiera poi si muove o la Procura della Repubblica o il paziente e o gli eredi morali e materiali del paziente in caso di decesso della salute. Sono d'accordo, però se alla fine della fiera non esiste mai la critica, e anche fatta in maniera pubblica da parte di colleghi a colleghi, alla fine riempiamo solo, scusatemi il termine, di sterco una professione. Perché se no, perché poi la generalizzazione normalmente viene fatta sull'imbecille, e questo purtroppo è un fenomeno dei mass media. Quindi quando il collega che lavori con noi, che lavori contro di noi, diventa più spiacevole, però fa parte anche quello del mestiere, fa una cazzata, come si diceva ai tempi delle BR, come dire, il compagno che sbaglia bisogna un momentino stigmatizzarlo. Questo perché noi non lo facciamo mai? È un problema, come dicevi tu correttamente, è un primario, problema di deontologia, ma adesso è un problema di deontologia verso chi?
verso il nostro cliente che si chiama lettore. Io cito spesso Jeff Bezos quando un po' di tempo fa, quando ha dato i soldi e poi deposita un post, o di Montanelli, che poi parlano, dicono le stesse cose in modi e tempi diversi, perché poi alla fine della fiera noi io forse dei termini spiacevoli, poi se mi aiutate a raccordarli meglio, difendiamo un collega non stigmatizzandolo, ma mandiamo in vacca il sistema, e anche quello che dovrebbe essere non sistema. Io non lo difendo granché, eh. In che senso? Nel senso che, essendo colleghi, io a volte mi rendo conto che... Però tu già sei in una situazione più meno piacevole. Perché comunque il collega di cronaca si occupa di tutto, se prova a entrare nella materia e prova a analizzare dal suo punto di vista, dare al cittadino informazione che secondo lui è corretta, ben venga. Però i colleghi che si incaponiscono, mi buttano in pagina il materiale che io gli do, non provano mai a analizzarlo, non cercano mai di capirlo fino in fondo, al terzo, quarto titolo, un numero che mi sbagliano, io avendo scritto corretto, io mi arrabbio. Posso dire una cosa? Sì. Però, e poi se volete chiudiamo questo, questa, poi sicuramente ho questo aneddoto, questa fase, perché poi è un di quello di cui siamo partiti, che erano i numeri. Però dal punto di vista però pratico, quel tipo di lavoro che fai tu, se tu stai parlando di un media digitale, quindi in parte flessibile, chiedi al collega di dire scusa, cambia quel tipo di informazione. Sì. Se tu stai parlando di un foglio di carta o di un programma televisivo, o tu gli chiedi la rettifica, o la merdata rimane finché non passa quella della raccolta carta. Moda, quindi, cioè, almeno in Toscana la rettifica non va più di moda. No, non va più di moda da nessuna parte, anche perché poi se fai la rettifica... Posso dire una cosa? Ah, no, aspetta, c'era una cosa. Infatti secondo me deve essere... La verifica deve essere fatta a monte della fonte, cioè il giornalista prima di utilizzare il mitico CTRL-C, CTRL-V dovrebbe verificare. Io condivido la situazione lavorativa di Francesca, perché gestisco un ufficio stampa, e diciamo quando spedisco i comunicati pochissimi giornalisti mi chiedono magari un chiarimento, ma mi ritrovo il mio comunicato spammato ovunque. Molte volte una telefonata di 30 secondi evita, diciamo, problemi molto più grossi, soprattutto quando si parla di carta stampata. Poi è chiaro che c'è il giornalista che chiede la verifica, ci contatta e poi ci viene magari mezz'ora al telefono, ma è un caso più raro, ovviamente. Cioè quello che sa di non conoscere. Ma non solo quello, no, più che altro quello che sa di conoscere proprio, ovviamente poi va a spaccare il capello. Una domanda a quello che ha detto lui, ma veloce. Ma se è un copia e incolla, che fanno copia normale? Cioè, no, il problema è quello, che basta anche copiare male, magari io voglio fare un pezzo più piccolo, mi taglio magari dei fili logici e delle parti che poi sono integranti. Ma io no, mi sembra di essere un po'... Io sono solo una volta un'unione dell'ordine dei giornalisti, no? Mi è scappato. Mi sembra bastato. Cioè, mi sembra che il contesto... L'hanno trovato sulla spiaggia di... Cioè, mi sembra che il contesto della disintermediazione della notizia, cioè, sia saltato a pie pari in questo momento. Cioè, il giornalista oggi ha gli strumenti per poter raccogliere e spesso anche verificare i numeri, se vogliamo anche di saltare a pie pari quelli che sono i meccanismi che ancora... diciamo la stampa tradizionale, i giornali tradizionali, un po' anche schiacciati da delle logiche interne, perché non so, io faccio uffici stampa, ma avendo vissuto anche all'interno di redazioni, cioè oggi ci sono dei redattori che sono pagati 2-3 euro a pezzo e non vedono l'ora di fare un copia e incolla per poter poi comunque portare a casa i soldi per un caffè. Quindi se mi consentite, forse è il caso di riportare la discussione su quelle che sono le opportunità che gli strumenti digitali ci permettono, perché altrimenti corriamo il rischio e me ne sono anche scusato io, perché poi ammetto che siamo finiti in una deriva che mi è molto vicina a molte critiche che io faccio al sistema dei media in Italia, per cui torno a casa. Però è un problema grosso, perché poi sterco si tira sterco, e quindi man mano che l'informazione si abbruttisce e che si aumentano le stupidaggini, è un fenomeno a volte irrefrenabile, anche perché poi in questi giorni, se ne discutevo anche ieri sera con Marco, che non so se c'è stato su un tema leggermente diverso, non mica tanto, che è legato alla TAU, no? La famosa questione del comunicato del
del comunicato delle presunte nuove BR relativo alla presunta fratellanza col Movimento Notario. Si è partiti da un comunicato, da un lancio dell'ANSA che prendeva un comunicato che non sapeva bene che cazzo avesse fatto, che poi si è scoperto essere fatto da un simpatico copia e incolla di cose che non c'entravano neanche troppo, però messe tutti insieme. È stato interpretato in una maniera, tutto il mondo l'ha interpretato nella stessa maniera. Rodotà è passato da quelle parti e ha pensato di dirla sua. Qualcuno gli ha sparato a sale in volo e è nato un pandemonio per due Questo giorni. Questo succede su tutte le tematiche. Ok, però stiamo parlando purtroppo del nostro mondo, che è anche un mondo molto fragile sotto certi punti di vista. Stamattina ho sentito un esponente di una fondazione comunista, per caso, Rabbia 24, che diceva che si stanno infiltrando, cioè, uno spaccato quasi di anni 50, si stanno infiltrando all'interno di rifondazione degli iscritti, che in realtà sono lì per spiare, cioè c'è sempre comunque qualcuno che droga, cioè che droga a proprio favore, strumentalizza. Cioè, il vero problema è che la tematica ambientale nel palinsesto, cioè nell'agenda setting del giornalista medio, in realtà è una cosa che, cioè, fa notizia nel momento in cui veramente ci trovi magari il portafoglio un po' più pieno piuttosto che un po' più. È vero, ma di fatto tanto su questo tema varrebbe la pena, anche perché buona parte di. Allora, abbiamo di fronte, io di fronte. Ad esempio degli attori che lavorano, devi dire una cosa, sì, anche io sono grigio, che hanno fatto delle più o meno anche tutti, poi in varie parti danza loro, che hanno costruito delle testate che del green fanno il loro mestiere, quindi il discorso verticale. Il problema grosso diventa spesse volte quando si tratta di andare a parlare con le testate, virgolette, generaliste enciclopediche, come le chiamo io, dove vedi delle cose veramente che mi ricordano della famosa scena di Scuola di Polizia in cui danno il fucile al generale, che comincia a cercare di usare, tutti si abbassano per pure che gli arrivi la pistola, il colpo in testa, no? Ok, mi scuso per essermi incaponito su questo argomento che mi sta a cuore. Volevo aggiungere una cosa sui numeri. Ecco, perché così riporta il discorso al seminato. I numeri sono importanti. Io mi sono fatto le ossa sulle migliaia e sui milioni di tonnellate prodotti. Però io credo che una cosa importante comunicativamente siano anche le equivalenze. Perché onestamente sentire l'Italia produce 32 milioni di tonnellate. Il lettore alla fine deve avere anche gli strumenti per capire effettivamente queste migliaia di tonnellate quante sono, altrimenti rischiamo a volte, a me è capitato, di scrivere articoli sui rifiuti, di riempirle di cifre e poi di non dare... Gli girava la testa tutta. Esatto, sì, quindi io credo che a volte anche un'equivalenza sia naturalmente fatta bene, cioè sia comunicativamente molto efficace rispetto a, non so... equivale a uno stadio olimpico. Esatto. Ieri al Chopsai ho incontrato un'azienda che ha fatto una parete comunicando quanto meno fanno consumare i loro sciacquoni, e mi diceva proprio questo: noi abbiamo iniziato dicendo che il nostro sciacquone faceva consumare solo 3 litri d'acqua, però poi il cliente non sapeva rispetto a quanto della concorrenza. Allora hanno cambiato la comunicazione, hanno iniziato a comparare 3 invece che 10 o 12 litri. Quindi questo può essere già un bello strumento. Assolutamente vincente. Prego, sì, molto corrente, tra l'altro anche con le infografiche che abbiamo spesso. Sì. A me nel suo esempio mi riporta un'esperienza personale. Lavorativa, nel senso che 4-5 anni fa ho scritto una serie di cartoni animati per Rai 3 sull'ambiente, divulgativi, per i bambini. E la grande difficoltà che ho avuto era che mi veniva da sparare i numeri, e la puntata sull'acqua alla fine, di sparare numeri, di dire appunto lo sciacquone consuma 12 litri d'acqua, che per un bambino di 8-12 anni 12 litri d'acqua non vuol dire nulla. Allora, uno avevi le immagini, quindi era facile, alla fine abbiamo giocato con le brocche d'acqua e ogni puntata ci inventavamo continuamente di dare numeri, concetti difficili, ma con lo sforzo di farli capire a un bambino di 8 anni, cioè visualizzarli, rimanendo nella correttezza, che secondo me poi è la difficoltà, perché poi è un po' come tradurre significa tradire, semplificare significa a volte perdere dei pezzi. Però quello che cerco sempre di dire ai nostri redattori è siate precisi ma divulgativi, perché il problema, ecco,
Lancio adesso l'Italia. Italiano medio è come il bambino di 8-12 anni. Certo, certo. Ma lo siamo tutti sul tema che non conosciamo. Certo. Infatti volevo lanciare un'altra bomba appena Vittorio torna, che vediamo cosa da dire. Però abbiamo parlato di numeri, va bene l'aspetto quantitativo, ma c'è anche quello qualitativo della comunicazione. Il nuovo State of the World 2013 si intitola, secondo me in maniera molto significativa, sostenibla bla bla. Cioè il problema di questi termini come sostenibilità, green, che vengono utilizzati ormai in ogni contesto. Quindi bene essere precisi nei numeri, ma se poi ogni titolo diventa che l'azienda X è sempre più green, è sempre più amica dell'ambiente, siamo tutti sostenibili, quei termini si svuotano completamente di significato. Per cui secondo me c'è veramente un grosso differenziale tra quella che è la green communication, mettendoci dentro tutto, quindi anche l'attività informativa dei media su questi temi, e quello che è l'effettivo avanzare della green economy. Cioè, le aziende, sicuramente molte, stanno facendo innovazione realmente green, se vogliamo dare, continuare a usare questo termine, ma ce ne sono tantissime che stanno abusando di questo termine, complici anche i mass media, gli uffici stampa, che a volte per povertà anche lessicale continuano a usare sempre questi termini ripetuti quasi come un mantra, e alla fine non si perde il significato. E questo secondo me è un altro aspetto altrettanto critico quanto quello dei numeri. Però questo, cioè tu pensi soltanto ad Orwell 1984, in cui lui gioca con i nomi dei ministeri, cioè il ministero della pace in realtà è il ministero della guerra. E questo avviene dall'evoluzione semantica che noi non controlliamo, per cui oggi tutta l'innovazione è green. Le plastiche, le bioplastiche, cioè quest'anno c'è stata a livello globale l'esplosione delle bioplastiche, però la gran parte di bioplastiche sono prodotti inquinanti tanto quanto, perché tu parti dal vegetale, ma alla fine ottieni sempre del polipropilene inquinante se non lo smaltisci bene, per cui è complicato. Però, certo. Con problemi di lavorazione anche oggi. Basta mettere bio eco davanti a qualche altra parola. Guarda, il pezzo diventa già lei. I detersivi. I detersivi dicono 99% biologico, ed è vero, perché acqua 99%, è biologica l'acqua. No, ma è così, sembra una battuta, ma è così. Beh, in questo senso anche le detersivi hanno delle fortissime responsabilità all'interno delle aziende e dovrebbero essere in qualche modo anche loro titolari della bioadiettologia, che non è solo nelle relazioni, ma deve essere anche all'interno. Infatti fanno questo, cioè è la loro missione, quella di comunicare nel meglio possibile sì, ma quello che vuole l'azienda comunicare, anche quella di... è quella di verificare, forse appunto. Perché magari la strategia di comunicazione ci può essere comunque. Sì, poi invece c'è confusione, tu dici questo, io per esempio l'altro giorno, per altre ragioni sempre green ma diverse, cercavo di capire qual era la politica ambientale della Maserati. Io di motori non ne capisco niente, mi interessava, sarebbe complicato spiegarlo, e vado a rileggere che ad aprile tipo il direttore generale della Maserati dice l'auto elettrica è una cazzata, si può dire cazzata su internet? Sì, la maggior parte sono cazzate, quindi si può dire, no, a parte gli scherzi. Poi vado a rivedere, tipo 15 giorni dopo, la Maserati lancia il progetto della prima ibrida elettrica benzina. Copiando la Ferrari, perché poi alla fine la casa, cioè vuol dire la famiglia poi è quella, perché devi coprire dei segmenti di mercato. Allora come diceva quello, c'è grande confusione. Anche da chi manda i messaggi. Riguardo alla Ferrari, ho letto qualcosa di strabiliante sulla Ferrari verde, dove c'era un articolista che sosteneva che la Ferrari era una delle auto più sostenibili sul mercato, in quanto aveva una vita di prodotto infinita, perché nessuno vende una Ferrari, e che in media, vi dico appunto quali sono anche gli strumenti, eccezione, che una che il ferrarista medio nel mondo guida la Ferrari per 5.000 km all'anno, e che quindi 5.000 km all'anno rendono le nostre utilitarie, in realtà magari facciamo 10-15.000 km, e poi vabbè tutti gli altri elementi magari più tradizionali, per le leghe, tutte queste cose che alleggeriscono le auto e le rendono quindi è incredibile poi come il greenwashing riesca veramente a infilarsi anche con degli argomenti, come dire, insomma al limite del persuasivo in ogni canale comunicativo che dall'azienda poi si sposta verso magari il media.
Beh, è un po' come quando Bush prese il principio di precauzione e lo capovolse, perché lui disse: il principio di precauzione è anche state attenti con le scemenze che dite sull'ambiente, eccetera, perché danneggiate l'economia. Allora il principio di precauzione è: nel dubbio si fa. E lui lo citava come principio di precauzione, per cui. Prima Andrea ha citato un po' la degenerazione della parola sostenibilità. Io vorrei aggiungere che secondo me c'è anche un abuso da parte delle aziende delle certificazioni ambientali, oppure del fregiarsi di aver ricevuto un premio. Non so, a me viene in mente adesso gli ultimi pacchi di pasta che ho comprato, è un'azienda. Barilla. No, se posso fare nome e cognome, non ho nessun problema. È la Rummo, che nel 2010 ha vinto un premio di Legambiente anche per alcune caratteristiche di chilometri zero, però un pacco praticamente non riciclabile, cioè un po' riaccoppiato. Ecco, in questo senso, cioè, secondo me bisognerebbe esserci un po' di criterio anche poi nelle scelte di dire sì, ho ricevuto o determinati riconoscimenti, proprio magari si cade, non so, questo forse lo noto io perché sono più attento e il consumatore medio non so se riesce poi effettivamente a ricostruire. Però forse il consumatore medio ha un gran caos in questa situazione, certo. Non capisce i materiali cosa sono, quali sono. Infatti il problema grosso della comunicazione, al di là del dare o non dare il numero, per noi è riuscire ad arrivare al cittadino e far capire come funziona. Quindi è un problema condiviso. Sì. No, però pensiamo che c'è già caos nel mondo delle certificazioni, poi arriva qualcuno e si pone addirittura al di là dei disciplinari delle normative europee. Allora, il biologico può piacere, non piacere, può avere delle pecche migliorabili, però è una normativa europea recepita nell'ordinamento italiano, per cui o sei bio o non sei bio, non è che il mio prodotto è come se fosse bio, non vuol dire nulla. Scusa, quello che secondo me, sempre per tornare alla questione lessicale, al problema anche qualitativo del linguaggio, ultimamente sono usciti tutta una serie di nuovi prodotti che praticamente nella loro comunicazione usano gli argomenti del biologico, cioè non uso pesticidi, non uso fertilizzanti di sintesi, tutte queste cose, però invece di dire semplicemente sono biologico, cioè sono certificato secondo la normativa, iniziano a chiamarsi libero, vero, genuino, naturale, che sono tutti termini che non vogliono dire nulla dal punto di vista normativo. Bello. Però arrivano. Allora, posso farti un esempio banale, quello proprio da portiere di casa, tutto rispetto per la portiera del mio stabile. Il mio fruttivendolo ma non ce l'ho, per cui era una figura retorica. No, il mio fruttivendolo, e questo è vero, mi fa: siamo a Roma, signor, te compra qui, questo è biologico, questo è senza veleni. Cioè, la parola biologico per lei era manipolato comunque, ed è fruttivendolo. Allora, tu capisci che anche quelle che per noi sono idee, figuriamoci i numeri, cioè cercare di parlare i 420 parti per milione di anidride carbonica o il 3% di benzene, se persino il termine è biologico. Allora, il problema che abbiamo noi è che noi già parliamo a delle elite, scriviamo per delle elite, c'è un buco. Io mi chiedo se noi come giornalisti, perché noi come giornalisti non siamo il mezzo, siamo quelli che riempiamo il mezzo, riusciamo a parlare alla gente, se abbiamo un compito etico di come arrivare. Io scherzo, ma quando mi presento, cioè sul mio bigliettino da visita su internet, io scrivo sempre giornalista e divulgatore, perché giornalista a me sembra che arrivi fino a un certo punto, poi c'è un altro passo che forse è oltre la nostra professione. No, a proposito di quello che diceva Marco, pienamente ragione. Abbiamo fatto anzi i nostri ragazzi stanno facendo un sondaggio assolutamente empirico, assolutamente poco scientifico, però è un esperimento e quindi va bene. 200 persone sono più o meno il campione, quindi una cosa ridicola, e non suddivisi per fasce d'età, per tipologia, cioè. Comunque, a grandi linee, al momento, le cose che l'abbiamo fatto sulla comprensione di tre termini: Green Jobs, Open Data, che erano quelli di oggi, quindi era carino proprio andare a vedere questa cosa, e Smart Cities. Perfetto.
ed è disarmante, cioè loro che ovviamente per fare il sondaggio si sono dovuti un minimo loro più o meno lo sapevano. hanno avuto dei dati veramente che stanno elaborando loro, quindi poi bisogna vedere se i risultati, le anticipazioni perlomeno quelle più divertenti, sì, le più divertenti sono, vabbè, i numeri sono Green Jobs solamente circa, ed era quella più compresa come per Sante, no? Vuol dire che qualcuno ci ha lavorato bene sopra. Grazie al libro. Il 62% di questo campione sa più o meno di che si tratta. Qualcuno ha detto che è il giardiniere, vabbè, ci sta. Anche il giardiniere, insomma, tutto sommato. È uno dell'elenco. Ringraziamo Marco perché almeno ci ha salvati. Sono due anni che sono sì, è su 49%. Tra le cose invece no, invece è ovviamente il campione più competente sono gli universitari. Gli open data la vedo dura. Gli open data, no, guarda, è 46%, ma perché evidentemente hanno chiesto. Però cose, sono uscite cose divertenti, tipo open data, beh, la data open quando faccio il biglietto, no? Biglietto aperto, dai, una data aperta, quindi il biglietto aperto, le smart city, sa, ma viene dalla smart, quindi è veloce, piccolo. Quindi. È molto carino, ma adesso bisognerà poi vedere quando loro scriveranno questa inchiesta se loro hanno davvero valutato bene queste risposte, no? se per loro è, quella risposta era davvero corretta o no, e quindi verificare se questi numeri poi corrispondono anche a una lettura più. Quindi ecco, questo per dirti a proposito di. E quindi ho detto già solo per capire la parola open data abbiamo dei problemi, figuriamoci per capire proprio i dati. C'era qualcuno che voleva dire qualcosa? Io ho visto delle magnazzate, sono io che mi sono. No? No, però posso dire qualcosa io. Mi pare che siamo arrivati ad alcuni elementi che mi interessano. Di sintesi, insomma, quindi la verifica, la competenza e la divulgazione, in uno sforzo per parlare ai più, non ai meno. Quello della rappresentazione mi sembra un elemento del dato, mi sembra un elemento importante, perché alcuni termini, tu dicevi, comunque passano e vanno usati. Ecco, se riusciamo a fare delle rappresentazioni efficaci, passano tanto quanto i termini abusati. Aggiungerei anche che forse nei pezzi bisogna ridurre le provocazioni ed aumentare la fascinazione, quindi grazie proprio al compito di intermediazione sulla notizia attrarre e iniziare a attrarre, quindi facendo le proposte piuttosto che anche interpretative, anche piuttosto che fare una mera provocazione. Cito chi ha aperto questa Ravenna 2013, che è appunto Fulvio D'Averio, che rispetto all'arte contemporanea ha detto: dopo 50 anni di provocazione è ora che faccia delle proposte, altrimenti è la fine. Mi scuso con Fulvio D'Averio se non l'ho citato correttamente, ma mi pare di ricordare, vabbè, che sia questa. Ti regaleremo un papillone quello per ok, quindi questo discorso qua delle buone pratiche per raccontare le cose e farsi capire non è sbagliato. Faccio una domanda come al solito. Chi lavora in testate virgolette verticali, molto probabilmente, questa è la mia analisi, poi appunto chiedo se è corretto, una delle chiavi del loro successo, che vuol dire anche sostanzialmente quanto loro sono seguiti, quindi quanto traffico generano e quindi anche per la mobilità transitiva quanti soldi guadagnano attraverso la pubblicità, è stata proprio quella di iniziare a fare quelle che sono guide, che sono puntualizzazioni, se vogliamo anche semantiche, cioè che cazzo è l'open data, sono i biglietti, quelli che compri, che puoi cambiare data. È evidente che l'avete fatto così. Che sotto certi punti, per alcuni, sono visti come quasi fare le cose troppo facili, perché poi bisognerebbe parlare appunto delle parti per milioni moltiplicate per i watt, ibridati con non lo so, però poi sono una cosa che funziona dal punto di vista virgolette editoriale giornalistico, anche poi dell'evoluzione positiva della vostra avventura imprenditoriale. È vero, è sbagliato, è giusto, che se può consigliare trovare una via di mezzo?
cioè fra l'alto uso dei numeri e lo spiegare le cose basiche semplificando anche quando necessario? Punto di domanda. Dalla mia esperienza ti dico è verissimo, nel senso che comunque, anzi, più guide ci sono e maggiore il traffico da Google, banalmente, perché poi anche questo, diciamo, si riallaccia con la chiarezza l'utilizzo magari di numeri piuttosto che di concetti molto più semplificati. Ecco, facciamo una cosa, vabbè, scusa, finisci, poi ti do la domanda successiva. No, appunto, cioè le guide sono diventate fondamentali, cioè io vabbè, parto da un'esperienza di giornalista, tra virgolette, tecnologico, però poi comunque sull'ambiente più o meno ci sono le stesse dinamiche, nel senso che poi effettivamente il traffico che arriva a un sito viene generato da contenuti, come tu dicevi, molto chiari, anche magari visti dall'esterno banali, nel senso delle guide pratiche, ecco. Però da quello che ti posso dire, sicuramente iniziano ad essere determinanti per il successo di un sito. Quanto, se è possibile saperlo, in percentualità? Molto, diciamo, conta che diciamo, la fetta del traffico poi dipende da sito a sito, però comunque c'è la newsletter, traffico da Google. Il traffico da Google è sempre determinante, diciamo che se tira bene può essere un 60-70% da Google, 40 o 30 da newsletter o altri. No, no, però io dicevo, scusami, non mi sono spiegato bene. La percentuale del traffico di guide e puntualizzazioni guidose rispetto agli altri articoli. Beh, diciamo che conta che nell'ultimo mese ne abbiamo fatte circa 100, quindi in un mese 30 giorni, quindi il calcolo è facile, insomma, più sono e meglio è, almeno l'esperienza la mia, poi chiaramente ogni sito fa storia a sé, però ti dico, con le notizie effettivamente ci si fa poco. Nel senso, la notizia ha persistenza molto breve. Sì, ha una persistenza breve e tra l'altro ci stanno quei problemi che dicevate prima, cioè anche di interpretazione, il numero che appunto devi interpretare velocemente, la guida chiaramente ha dei tempi di elaborazione differenti, quindi si dà l'opportunità anche al redattore di avere chiare principalmente lui le idee e poi rendere di fatto il contenuto chiaro agli altri. Però quello è un approccio molto più da magazine che da giornale di news in tastonomia possibile, quindi che tante volte è poco percepito da chi fa questo mestiere, se mi sbaglio. No. Presa un po'. No, direi all'opposto. Allora, io parlo per esperienza. Il Corriere, allora, si occupa di energia quotidianamente quando capitano Fukushima, stragi, cioè notizie fuoco. Ma altrimenti o abbiamo con una certa cadenza gli speciali, osservatori, e allora lì è veramente essenziale che ci siano notizie dirette, quindi guide, ma non spatafiate, cose molto immediate, e soprattutto abbiamo visto sulla carta che vince l'infografica, esatto. Cioè rifare una grafica, quindi il famoso copia e incolla zero, però cosa facciamo? Prendo i dati più significativi e li faccio mettere in bella maniera, forma, bella vista, evidenziati, pochi, allora sicuramente giusti e super verificati, in modo che il lettore, bam, c'è la grafica e poi bontà sua se vuole incomincia a leggere le 10 righe della notizia, se poi vuole, ha tempo da perdere, si legge tutto, ma non esiste quasi mai. Lo sapete che la percentuale di lettori totali di un pezzo è esimia, parti per cento, è pazzesco. Però la percentuale di chi guarda la foto e legge il titolo? Allora, titolo, foto, occhielli, grafica. 50-60. Prime 10 righe, notizia, prodo per chi ha tempo. Prego. Poi c'è, si è prenotato dal divanetto cinese il dottor Fertotti, poi abbiamo... Prego. No, basta. Poi passiamo la palla al divanetto cinese. Allora, sei la camera. No, va più. Per la camera per tutti. Ma per chi non lo conoscesse, Marco si presenta in una parola. Sì. A
parte che condivido già fatto. Già fatto. Dici chi sei perché non sei conosce. Scusa, pensiero. Marco Fredotti, dirigo la nuova ecologia. Molto impegnato in questo periodo, per quello sì, che è un po'. Sono anche molto, un po' groggy. Sono molto addormentato in queste ore della mattina. No, condivido. Ma in discoteca, dal lavoro poco che fa. Di sicuro questa strategia dell'immediatezza di cui ho già percepito su cui ho già percepito qualche richiamo, perché l'infografica, ecco, ha proprio questo pregio, questa capacità, cioè di riassumere in un solo contenuto il senso di una storia, no? E questo è il lavoro, secondo me, lo sforzo che è faticoso compiere e di cui portiamo la responsabilità come narratori, che è quello di restituire storie con la maggiore immediatezza possibile e in una forma coinvolgente e interessante per l'immaginario delle persone con cui intendiamo interloquire. Quindi io richiamo l'attenzione, oltre che sull'infografica, che è un oggetto di pregio assoluto e sul quale, adesso Corriere a parte e altre testate che se lo possono permettere, c'è un certo ritardo nel giornalismo italiano a tutto tondo. Cioè, se osserviamo l'infografica che pubblica il New York Times o il Guardian, a quel livello nemmeno Repubblica e Corriere arrivano, soprattutto per ciò che concerne l'infografica dei testi online, che sono straordinariamente evoluti quelli delle testate che ho nominato. Dunque, che hanno anche però dei lettori straordinariamente abbastanza molto evoluti, che parlano una lingua inglese, cioè, che leggono in tutto il mondo. Scusate, sì, per carità, però nel nostro bacino comunque è un pezzo di innovazione nella capacità di narrare che ci spetta, no? Quindi questa strategicità dell'infografica dovrebbe essere oggetto di una, come dire, di un lavoro specifico sul quale il giornalismo italiano a tutto tondo dovrebbe migliorare. In più sottolineo anche l'importanza di una scelta congruente tra contenuto verbale e parte visiva del servizio, perché è sul quel primo terreno del transfert con il lettore che si gioca il destino delle nostre narrazioni. Quando le persone con le quali interloquiamo si trovano al cospetto del medium, ne percepiscono il senso, ecco, attraverso il look and feel che deriva dal testo sincretico, che mette insieme il contenuto verbale e le parti visive, che è qualcosa di diverso dall'infografica, che è un oggetto specifico, è saper raccontare il senso delle storie costruendo la storia stessa, ecco, in una maniera articolata, pertinente e centrata sull'immediatezza attraverso la scelta dei contenuti visivi. Su questo, per esempio, noi giornalisti ambientali, non so voi come la vivete questa parte del vostro lavoro, almeno per noi alla Nuova Ecologia è un problema notevole, perché non esiste, diciamo, non si reperisce con facilità un patrimonio di contenuti visivi adeguato alle storie che intendiamo raccontare, perché sono storie che innovano e quindi è, insomma, in qualche modo possibile raccontarle attraverso il linguaggio verbale, ma a livello di contenuti visivi restituire questa sintesi che facilita il processo di divulgazione delle storie è assai complesso. Quindi io penso che sarebbe assai interessante se insieme le nostre testate provassero a immaginare un progetto, un terreno sul quale avanzare insieme per dotarci di un patrimonio di contenuti visivi. Famo il consorzio alle storie che ci stanno a cuore, che non è solo l'infografica, anche il patrimonio delle illustrazioni, delle immagini fotografiche, che aiuterebbe di molto a centrare questa missione del divulgare che ci appartiene. Ora, questa era soltanto soltanto un pezzo che volevo condividere. Allora, state la manina, tipo quando c'è male altro sul quale torno dopo, Vittorio, potrò? Perché no, finisci, scusami Marco, c'è un altro punto sul quale mi piaceva avere il parere di questo tavolo. Ho atteso, diciamo, questo seminario soprattutto per così ricevere dei feedback su una cosa che ho notato, ma magari ci torno dopo. Riguardo l'articolo di Cianciullo su Repubblica uscito la settimana scorsa. Solo una cosa devo dire, poi passo la parola. È verissimo tutto, sono d'accordo sul consorzio. Il problema è che una cosa è parlare con delle redazioni come quelle di Repubblica e Corriere, che sono fatte da seri professionisti,
non dico che le altre no, però che hanno anche meno problemi nello sperimentare, nel fare. Una cosa spesso mi viene in mente quando abbiamo perso per strada, chi fa comunicazione sulla redazione del giornale del Circeo, con tutto l'amore che posso fare per il Circeo, e gli parli dell'infografica, se trovi il redattore giovane si lancia in due minuti, te la fa, o anche con la capacità strumentale, diciamo, creativa per farla, se no te guarda come di no, guarda, gradirei un tre righe. Prego. No, beh, parlando proprio di approcci, io vivo, noi siamo editori di diversi giornali, ogni 8 avete capito, di Audis, che è l'Associazione Aree Urbane Dismesse, che è un'entità che nasce con diversi propositi, uno dei quali è puramente scientifico, tanto che fa con la sua parte scientifica consulenza anche a comuni per la riqualificazione di aree, smart cities, è un tema che è molto a cuore, e dall'altro anche quello di, nel momento in cui è nata Audis, di voler così proporre un filo rosso che unisse tutto il tema, visto che non esisteva. E io vivo questa parte ovviamente come anche operativo della newsletter e quant'altro. Abbiamo scelto un approccio, visto che si parlava di approccio, ho chiesto la parola un po' misto rispetto a quello che dicevate e che comunque stiamo mettendo in discussione, sapendo diverse idee, già vi ringrazio. Da un lato la nostra newsletter è quindicinale e abbiamo vissuto molto e continuiamo a vivere molto il problema delle fonti, tanto che mentre inizialmente, proprio perché il nostro tema è un po' di nicchia, utilizzavamo anche i blog, poi li abbiamo esclusi per il fatto che la possibilità di verificare le news era molto più difficile. E quindi andiamo a delle fonti che hanno magari una relazione più strutturata per poter anche noi poi proseguire la nostra verifica, comunque abbiamo il tempo di farla, visto che abbiamo 15 giorni, fatta in un certo modo, per lasciare poi lo spazio degli approfondimenti invece a degli ambiti dei quali si occupa più la segreteria scientifica, e che quindi pubblichiamo poi sul sito questi approfondimenti, che non sono dei veri speciali, ma vorremmo diventarlo. Quindi la strada è quella. Da qui cosa nascono? Nascono delle news molto corte, tagliamo tutte le citazioni, non tanto per non essere provocatori, perché vogliamo esserlo, ma nel momento in cui possiamo. E anzi, su questo, comunque è un tema che conosciamo, non ci torniamo su, il problema della fonte per noi è alla base di tutto. Dall'altra parte, i miei colleghi nella stanza accanto sono i redattori del giornale della Protezione Civile.it, che è un quotidiano online che è nato qualche anno fa e che vive invece il problema dell'immediatezza della notizia. In un settore come quello della protezione civile, che è fatto di emergenze, di catastrofe all'immediato, e lì il grande sforzo che facciamo tutti i giorni è proprio quello di stare attenti a rimandare delle notizie che arrivano da fonti comunque ufficiali, come può essere l'Istituto ovviamente geologico per quanto riguarda i terremoti e quant'altro, però poi andare a verificare con gli uffici stampa locali, e abbiamo 3 persone che non fanno altro che fare il telefono e richiamare. Io tempo fa ho visto in un'altra occasione come questa un altro collega di uffici stampa che lo fa da molti anni più di me, mi ha detto: il nostro lavoro sta e deve tornare all'uso del telefono, perché comunque per un grande periodo, e io sono passato anch'io da uffici stampa di economia, quindi anche io parto dai numeri, poi arrivato a la grande era della digitalizzazione, ma manda una mail, siamo a posto, non ci pensiamo più. No, devi richiamare per... E abbiamo evitato molte gaffe al giornale protezione civile.it, dove abbiamo comunque un tipo di pubblico fatto in primis di volontari, che in Italia sono tantissimi, che è un tema popolare, ma non per questo populista, e ci vuole pochissimo arrivare a quello, perché dire c'è stata una gran catastrofe, la protezione civile non è arrivata. Calma, come ci è arrivata, chi ci è arrivato, la chiama, fai una telefonata alla protezione civile di quel comune, fai una telefonata a quelli che comunque raccolgono tutti quelli che sono i supporti di protezione civile nella regione, e inizi a sentire diverse campane, però devi metterci quella mezz'ora, e abbiamo deciso di arrivare anche mezz'ora dopo sulla notizia online, senza fare la gara a chi arriva prima. Questo è un altro tema che comunque è ovvio. Prego. Quindi sono due approcci diversi, questo volevo dire, dipendeva un po', se andavo nella mia stanza o quella di vicino. Sì, io mi scuso anche perché devo scappare. Mi ricollegavo al penultimo intervento per quanto riguarda l'infografica, al motivo per cui sono stata invitata qui. Io in teoria ero il tecnico che aveva il problema di dover comunicare, per cui nel nostro caso, ad esempio, giusto per avere l'esercizio su cui allenarsi e su cui ad esempio costruire, che ne so, l'infografica piuttosto che un
diciamo, un modo o suggerire un approccio alla comunicazione. Noi abbiamo un impianto fotovoltaico installato su una discarica per rifiuti urbani, buona pratica europea, il primo in particolare, tutta una serie di cose. La Regione Veneto, quando l'ha autorizzato, l'ha vincolato alla realizzazione di un percorso didattico per i ragazzi. Al di là della, diciamo, poca sensibilità anche delle aziende, per cui noi siamo anche lì, pluralità di soggetti, per cui il cane di più padroni muore di fame, no? Per cui noi siamo l'ente di bacino proprietario, la gestione della discarica è fatta da ERA di turno, e il fotovoltaico è di un altro soggetto che si occupa della mobilità nel comune di Padova, per cui non ha interesse né strettamente per l'energia, salvo che alimenta, diciamo, abbiamo detto, il 20% del tram di Padova, per cui dai rifiuti all'energia, alla mobilità sostenibile. Però anche lì sarà che comunque anche la mobilità ha problemi giganteschi per stare in piedi, sono, diciamo, almeno in questo periodo, momenti molto brutti, per cui la comunicazione è l'ultimo dei suoi problemi, era il problema di pagare gli stipendi, le fusioni adesso con le altre, diciamo, aziende regionali erano proprio per una questione di sopravvivenza, perché con il tram non sta in piedi da solo, per cui comunicazione zero, meno che meno alla mobilità gli interessa di comunicare la gestione dei rifiuti urbani, cioè non c'entra niente con il loro, diciamo, business, diciamo. E l'azienda che si occupa di smaltimento, diciamo, non è lungimirante, non gli interessa, per cui, per dire, noi che in qualche modo abbiamo voluto, un po' forse come utente, cioè porto i miei bambini in giro nei musei scientifici, dico c'è la possibilità di fare una cosa bella in Veneto, banalmente non c'è niente, cioè io vado al Museo di Trento, vado all'immaginario scientifico, vado a Genova, non c'è niente, no? Dico, se devo fare, ad esempio, bellissimo a Brescia, hanno aperto Ambiente Parco, e però sono un'anomalia, cioè di solito quando chi uno deve fare... Chi è che ha aperto Ambiente Parco? Spiegare, grazie. Ambiente Parco è stato, per quello che ci hanno raccontato, un concorso di idee del comune, ha vinto questo gruppo, diciamo, di amici che erano fortunatamente dei professionisti che avevano un'idea vincente, che hanno lasciato quello che facevano e che si sono dedicati completamente a questo. Era un bel modo per fare impresa e o per fare anche comunicazione. Ma infatti hanno fatto quello che senza un budget l'ente di bacino sta spingendo e sta cercando e molto probabilmente riesce a confezionare per una serie di eventi fortuiti a Padova. Cosa ha fatto? Quello che in genere pochissime aziende che hanno mezzi tipo ERA ha fatto, cioè ha detto scusa, devo parlare di scienza, comunicare la scienza, chi chiamo? Ha chiamato il CNR, ma questa è una cosa che le aziende non fanno. Ad esempio nel nostro caso abbiamo un budget ridicolo, per cui allora se la Hutting, adesso non so chi di voi fa gli allestimenti, cioè i musei scientifici del mondo, il CNR che ha, diciamo, la gestione, per chi lo conosce, della Città dei Ragazzi, ad esempio il Festival della Scienza di Genova, e che costruisce le macchine, perché nel nostro caso il percorso didattico si rivolge, diciamo, alle elementari e alle medie prevalentemente. Poi, chiaro, sono venuti gli istituti tecnici, le superiori, ma quando tu devi comunicare appunto i megawatt e le tonnellate e i gigawatt prodotti dall'inceneritore, ad esempio un allestimento bellissimo che ha fatto il CNR per l'Expo di Shanghai del 2010, si chiama Agora, e spiegava i teoremi di matematica, per dire dei numeri, ai bambini di 5 anni. Come? Chiaramente con questi allestimenti che loro dicono hands-on, no? Giusto per usare un termine italiano, cioè dei giochi che ti facevano capire il teorema di Euclide, cioè delle cose che appunto... Ci racconti la storia del Lego. Esatto, e lo stesso diciamo... Lo stesso esempio è quello con che tutto sommato volevamo fare noi. Allora, con lo stesso principio appunto, che il bambino, il numero
gli rimane nel momento in cui si diverte, ci gioca e può sperimentarlo in prima persona, se uno è andato appunto a Genova o anche a Brescia, vede che c'è poco di scritto e quel poco appunto sfrutta l'infografica. Uno è poco digitale, nel senso che deve proprio fisicamente toccarlo. Hands on vuol dire che è un gioco fisico, è un gioco fisico, cioè è una palla, è una roba, è la pallina che gira, è la macchina idraulica, no? Per cui questi del CNR ti costruiscono con partendo appunto dallo scienziato fino ad arrivare al gioco che il bambino di 8 anni, la bolla di sapone. Cioè, sono dei giochi meravigliosi che purtroppo sono costosi e che in Italia non ci sono. Lego. Allora, noi cosa avevamo? Gestione rifiuti? Lego era per, diciamo, in due parole dire un gioco che tu costruisci. Ovviamente non era la Lego. Cosa abbiamo fatto? Nel nostro caso avevamo come vincolo del provvedimento che autorizzava l'impianto a un percorso didattico su energie rinnovabili, ovviamente era un impianto fotovoltaico, e la gestione dei rifiuti urbani, perché stava fisicamente sopra una discarica. Per cui, tra l'altro, gestione dei rifiuti urbani, se qualche azienda, alcune aziende me l'hanno proprio detto, che si occupa della cosa, se proprio deve fare comunicazione, parla del riciclaggio delle bottiglie di plastica, arriva al maglione. È da poco che il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano ci ha aggiunto, grazie all'AMSA, quella che è la parte finale, quella su cui ci sono tutte quelle leggende della serie Il rifiuto zero di ieri, no? La roba che sparisce, per cui uno si occupa di vetro, si occupa di imballaggi, si occupa, al limite arriva se proprio è bravo, al compostaggio e alla frazione organica, del resto un buco nero. Perché? Perché è problematico, perché parlare di inceneritore vuol già dire mettersi nei guai, no? Sì. Allora, a Padova cosa c'è? L'inceneritore. In qualche modo simile a quella che è la situazione di Milano, però in quel caso AMSA ha finanziato sicuramente. Ecco, nel caso di Padova, cioè degli indipendenti hanno preso? Hanno preso la partenza, cioè hanno realizzato un maxi, diciamo maxi Lego, ma non c'entra niente, cioè se dopo si vedono le immagini, sarà probabilmente, se tutto va bene, esposto dentro lo stand regionale a Smart Energy Expo. E è la discarica, per cui un metro e mezzo per un metro, che puoi completamente smontare tutti i pezzi. Allora, se la guardi all'aspetto appunto simile all'impianto che c'è a Ponte San Nicolò, che diciamo Padova Sud, tutti i pezzi tu li puoi, e quindi un bambino anche di terza elementare è in grado di capire perfettamente come è fatta, cosa viene fuori. Cioè, c'è il percolato, c'è il biogas, c'è la torcia, ci sono tutti i pozzetti, c'è la copertura che apri, c'è il rifiuto sotto, c'è l'impermeabilizzazione sotto, c'è disegnato il dreno dove arriva il percolato. Infatti il grafico stamattina mi ha detto: scusa, il dreno dove te lo devo disegnare? Perché nonostante avessimo un budget ridicolo, cosa abbiamo fatto? Intanto abbiamo sfruttato il chilometro zero, no? Per cui la Huttinger ha dei prezzi astronomici, il CNR è bravissimo, però purtroppo non riusciamo a permetterci neanche quello, e c'è un'azienda a San Giorgio in Bosco che è leader mondiale in parchi divertimento, perché ha dei figli da Rainbow Magic Land e il Lego Discovery Center, che ha dei prezzi stracciati a quanto pare, perché cioè, noi con 9.000 euro ci facciamo tutto, cioè tre exhibit, allora la discarica, poi abbiamo, diciamo, l'impianto fotovoltaico, per cui c'è un exhibit che mostra il pannello, c'ha una connessione, i bambini possono smontare, per cui gli rimane il pannello che ha delle informazioni nascoste, poi attaccano il primo cavo, si attacca all'inverter, da una parte c'è scritto che la corrente è continua, dall'altra che la corrente è alternata, un altro jack, arriva al trasformatore, dietro ci sono i dati del trasformatore, dell'inverter, che sono fisicamente sull'impianto, poi questo il percorso è strettamente connesso, pur essendo un percorso mobile, tant'è che lo porteremo magari nelle scuole, se qualcuno sarà in grado di comunicare che esiste questa cosa, perché paradossalmente, questo era il primo, il secondo, il terzo cos'è? È l'inceneritore, siamo sulla falsa riga di quello che c'è al Museo della Scienza e della Tecnica, quello è un modellino architettonico, per cui sotto una teca
Sì, il bambino, al di là del, diciamo che povero, il Museo della Scienza ormai non c'è più neanche lo spazio vitale per muoversi, però al più lo vede. Il nostro è un modello 1,5 metri per 1 metro, dove tutto l'inceneritore si può smontare, uno vede la fossa rifiuti, vede tutte le linee fumi, vede il camino, vede, diciamo, come funzionano tutti i vari pezzi. Più che vede, tocca. Esatto, sperimenta. Ecco, paradossalmente questo, se uno lo guarda, chiaramente scusa, riconosce l'impianto. Puoi raccontare solo una cosa carinissima che hai raccontato sul tocca, perché poi dopo il tocca c'è anche la frase prendi, del Museo di Trento? Ah sì, ecco, l'accorgimento, proprio perché avevamo visto il museo 4 giorni dall'inaugurazione, dove era pensato proprio, di sicuro senza fare pubblicità, penso che sia riconosciuto che è in assoluto il museo migliore che abbiamo in Italia attualmente, non era pensato, sì, non ha concorrenti, ecco. Era pensato per essere tutto hands on, cioè tutto toccabile, infatti mi avevano spiegato che ce n'era solo uno scheletro che era vero, tutto il resto era stato ricreato proprio perché potesse, però toccato con un certo modo, cioè lì per via dell'infografica, non so, c'era il ghiacciaio con i cubetti, no, che mostrava, il ghiacciaio europeo era un cubetto piccolo, se l'erano fregato, la salamandra, questo piccolo problema italiano delle... la salamandra, c'erano i 4 segni della colla e qualcuno se l'era, il 4° giorno, se l'era fregata, cioè delle cose meravigliose. E tutta una parte vicino al ghiacciaio, tra l'altro c'è il ghiacciaio vero, per cui i bambini mettono la mano sul ghiaccio, c'è l'acqua, cioè anche se erano i bambini di 2 anni che non riuscivano a tirarli fuori, poi c'erano tutti i giochi scientifici dove costruivano dall'arco, non riuscivi a tirarli fuori da sto museo. Cioè, per dire, quando uno le cose le fa bene, l'interesse c'è, ma hanno dovuto mettere le Marco? Tu vuoi dire la cosa? Poi perché dobbiamo fare il mini. Esatto, esatto. No, solo una cosa perché dopo scappo. Quello che è il mio problema, no? Era che adesso, proprio perché come il CNR abbiamo detto, quei pochi soldi che abbiamo li spendiamo bene. Allora ho detto, sempre a Padova, a Cadone, che c'è un gruppo di comunicatori scientifici che fanno parte di Excite, cioè il network europeo dei musei della scienza, insomma. E sono giovanissimi, sono appunto padovani e mi hanno fatto i contenuti, perché oltre ai 3 exhibit ci sono 4 pannelli 1 metro per 2, perché un minimo glielo dovevi raccontare, poi il richiamo al fatto che tu puoi sperimentare, ma proprio perché nell'exhibit, cioè nella costruzione, non gli mettevi molte informazioni, un minimo di storia gliela dovevi mettere lì, per cui adesso ho i contenuti per questi 4 pannelli e tutte quelle equivalenze, no? Per cui è la produzione dell'inceneritore è pari al consumo di 90.000 padovani, le lampadine che accendi, tutto il resto. Quello che mi manca adesso è l'infografica, visto che non abbiamo più budget, magari qualche idea per rendere, e dovevamo fare un appalto all inclusive, per cui a questi che fanno i parchi divertimenti abbiamo dovuto affidare anche l'infografica, no? Per cui abbiamo in casa cercato di realizzare, no? A livello di comunicazione. Allora, i contenuti strepitosi, cioè ce li hanno fatti dei comunicatori scientifici. Quello che è l'anello che manca è, diciamo, l'organizzazione e la resa appunto attraverso l'infografica. Quindi il problema è anche però che sarebbe non sbagliato che cominciassimo a ragionare nel nostro mestiere sul mercato degli infografici e degli artigiani che fanno gli exhibit, che è ancora un appalto che, anche per una tradizione culturale, direi che pesa sull'import-export. Questo detto. Marco? Mi piacerebbe continuare su questo, io sono affascinato. Poi dobbiamo fare una pausa perché, come abbiamo detto, dobbiamo passare il micro e poi rimacriamo. Sarò breve, come si dice. No, non ci riesco, cercherò di essere sintetico, non si capirà niente, però sarò brevissimo, a parte gli scherzi. Salto il tema museale che mi affascina, sono un fan del Palais de la Découverte a Parigi, cioè in Francia, ma anche il resto del mondo fa delle cose straordinarie sui nostri temi. Certo, dentro ci sono artigiani, ci sono intelligenze, ci sono percorsi di studio anche dentro l'università per cui si impara a fare un percorso divulgativo di carattere museale. È un altro pianeta fuori da qui. Però tornerei un po', mi riaggancerei a quello che diceva prima Fratoddi,
appunto infografiche, ma non solo quello, cioè nella nostra professione di giornalisti ci sono una serie di problemi e di linguaggi che si moltiplicano. Allora perché non parliamo del giornalismo a fumetti, che invece sta avendo una giovinezza? Perché non parliamo del documentario? Allora mi viene da dire, e la vittoria del film Sacro Graal Venezia ripropone un tema, cioè il fatto della implosione dei generi. A Venezia c'era anche un altro film straordinario di Amos Gitai, che era un film di fiction ma girato come se fosse un documentario. E la stessa cosa accade da noi, cioè in realtà c'è bisogno di una sintassi completamente nuova, e io non so neanche se noi, sicuramente io no, spero voi sì, abbiamo come dire, le competenze per parlare questo nuovo linguaggio, che sono competenze anche costose, perché appunto fare un'infografica richiede tempo. Si possono fare sinergie, ovviamente. Diciamo che al di là dell'infografica, io volevo sottolineare la necessità di saper raccontare le storie attraverso il testo sincretico. L'infografica è un elemento specifico di un testo più ampio, e questo non ha un costo, diciamo, di produzione, ha un costo di aggiornamento professionale, questo sì, la capacità di saper raccontare in termini visivi un fatto, componendo un testo che con immediatezza porta l'interlocutore nel merito di quella storia prima che scenda a livello del contenuto lineare. Sì. Questo era non volevo interromperti, ma era per dire che ci sono alcune cose che costano, altre sulle quali non c'è un costo vivo, ma bisogna mettersi in cammino, in un cammino di ricerca. No, ma sono tanto d'accordo con te, nel senso che quando dico costano non penso soltanto al prezzo economico, penso proprio alla, come dire, se vuoi, alla quantità di energia che è necessario imprimere dentro, in termini culturali, intellettuali o anche di tempo. Finisco risalendo sopra e tornando al semplice testo che noi produciamo, per cui noi ci siamo persi nel raccontare anche i numeri, la bella scrittura, che non è un artificio retorico, ma scrivere bene, e non parlo soltanto del fatto che ormai il congiuntivo è una, come dire, una memoria di un passato remoto, ma proprio il rispetto del lettore, cioè scrivere in maniera corretta e bella significa tenerlo con sé e scrivere anche brevemente, cioè una, come dire, anche calibrare, misurarci, sperimentare se siamo capaci di fare questo. È vero che tu dici per 3 euro a pezzo Non lo puoi chiedere al giornalista che è costretto a lavorare in quella dimensione, sì, forse è vero, però puoi almeno chiederlo a un articolo 1 che dipende qualcosa di più di 3 euro e di lato 2, sì. È vero, no, questo è vero, so, vuol dire, infatti i giornali sono pieni di robaccia in cui magari il contenuto è anche corretto, però è comunque noioso. È anche vero che a 3 euro forse anche per te, perché alla fine è esercizio, noi scriviamo ed è mestiere scrivere, nessuno di noi è Hemingway, però forse ci fa più piacere scrivere a 3 euro un pezzo decente piuttosto che scrivere una robaccia che porta la mia firma, perché sicuramente se è una robaccia a 3 euro è una roba che vale 3 euro, io valgo 3 euro e qui mi taccio. No, è molto... Allora, buongiorno, allora volevo solo se vuoi trovare qualcosa, siccome ci sono un sacco di ragazzi che escono da accademia, di infografici, posta su internet e incomincia a cercare. Sì, ma infatti volevo dire, perché poi si diceva dell'inglese, in effetti proprio perché dovevamo fare in casa, io questa cosa l'ho già fatta, e quasi tutto quello che mi serviva a comunicare erano infografiche in inglese che sono state tradotte o che saranno tradotte, perché i pezzi appunto delle Pleiadi, che insomma sono questi comunicati, cioè il testo finale su cui poi fare l'infografica me l'hanno dato ieri, per cui non sono ancora riuscita proprio a leggere il finale, e da quello però i suggerimenti per il grafico, che appunto non è specializzato purtroppo, arrivano proprio da questi esempi di infografica, quasi tutti in inglese, di italiano, dal rapporto ISPE c'era sempre il nome di una donna che non so se è l'unica che, diciamo, da una ricerca appunto su Google riesce a emergere, però diciamo di infografica italiana bella, per cui ad esempio io gli ho mostrato questo che in un'immagine riassumeva il rapporto ISPRA rifiuti ultimo, piuttosto che il bilancio dell'energia dal sole, quindi il fotovoltaico, il solare, la fotosintesi, una cosa bellissima,
ed erano tutte infografiche di questa diciamo, comunicazione. Il cognome, non facciamo più in fretta. Esatto, purtroppo non mi viene. Vabbè, poi tanto, anzi, adesso ti mandiamo anche il foglio. Ecco, per cui ho detto, caspita, è l'unica in Italia. Esatto. Anzi, anche adesso, chiamala se arriva qua nel pomeriggio. Allora, tema. Allora, vabbè, siamo partiti dal macro. Scendiamo sul micro, nel senso che direi dell'alloggio di vicino anche del nostro, nel senso che allora ci sono vari temi che noi nel nostro mestiere decliniamo su grandi cose, entità enormi, comuni, stati, nazioni, pianeti, cavolo, ONU e tutti gli enti del genere. Poi tante volte le cose cominciano da casa nostra. Io sono molto contento di quello di cui andiamo a parlare, anche perché io su molte cose che seguo comincio a fare da cittadino, che è un buon punto di partenza, no? Cioè, l'anno scorso, erano anni, la racconto perché mi sembra significativo, no? Perché, a casa di mio padre, che è una villetta fuori Torino, iniziare finalmente a portarci il fotovoltaico, ok? Cosa che ormai di comune uso. Da modesto dei tuoi lavori l'ho anche fatto perché poteva essere l'ultimo anno, quindi o ci si muove oppure i famosi, detto anche proprio per, in assoluta trasparenza, perché, e mi sono reso conto come modesto cittadino che non è semplicissimo, cioè è una pratica amministrativa complessa in cui l'Enel ci mette molto del suo per mandarti delle comunicazioni, che se non sei un ingegnere termonucleare forse anche un avvocato non riesci a fare. Però ripeto, io sono ancora in attesa dell'autorizzazione, esatto. L'ho fatto l'impianto, però, l'autorizzazione della regione, sono passati 4 anni. Ecco, perfetto. Poi c'è, però diciamo, questo è un esempio, tanto per dire, no. Poi però dice, noi vediamo le cose su grandi percorsi, poi se ad esempio ciascuno di noi, ciascun cittadino fa delle cose nel suo piccolo, come dire, lo sciame dei cittadini fa, e quindi l'idea che è saltata fuori di qui, che farà parte di un insieme di racconti che con cui continuiamo la giornata, è quello di passare sostanzialmente da quello che è il macro al micro in tutte le cose che facciamo. E il tema è come si applica il micro al tema del fotovoltaico. Saltata fuori questa iniziativa che sono interessantissima, in cui non si parla di fotovoltaico né di campi occupati di cose che girano per seguire il sole, né di 3 kW piazzati sul tetto di casa nostra, ma di addirittura porzioni di kilowatt da attivare quasi on demand quando serve. Ti vuoi presentare? Sì, ti vuoi raccontare? Sì, come dicevo prima, abbiamo fatto un ragionamento che credo sia una regola aurea applicabile a qualsiasi settore, l'infinitesimale per l'esponenziale. Numeri altissimi che partono dalla singolarità di un watt, neanche il kilo, il watt. Analizzando i consumi domestici, nessuno sa quanti kilowatt consuma, però sa quanto paga. Quindi si è partiti da un'entità fisica a un'entità economica. Parli col cittadino, a volte non sa neanche dov'è il contatore, ma sa quanto paga al mese. E quanto lo disturba, come dico sempre, perché sono soldi da pagare immediatamente con quel capestro, paghi, io ti cavo la linfa di alimentazione. Quindi da tecnico sul fotovoltaico ho esaurito questa bagarre incredibile, tutti quanti hanno forse cavalcato, volendo creare denaro dal nulla, si è ritornato all'origine. Il fotovoltaico produce elettricità e deve produrre dove serve. Inutile fare speculazioni. La sua vera natura è quella di evitare concentrazioni di energia da poi distribuire. Invece produciamo dove serve esattamente. E se io per tanti motivi prelevo poco, consumo poco, devo avere un fotovoltaico in linea con questo contesto. Quindi ritornando al discorso del Watt, abbiamo analizzato una serie di consumi medi sulle famiglie, sul singolo cittadino, e i consumi di fondo, quelli che nessuno considera, hanno un delta, come dico io, nel rapporto percentuale sul consumo annuale altissimo. La famiglia media in salvaguardia si basa sui 1800 kW, 2000 kW all'anno, di cui si va ad analizzare i consumi di fondo, che non sono solo gli stand-by, è facile fare propaganda sulla cultura di come si consuma. Abbiamo dei consumi che non possiamo alienare,
un alimentatore di antenna, la stessa elettronica di una caldaia murale, la radiosveglia, sono cose che vanno 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno. Quindi io credo di essere fuori casa al lavoro, la casa non consuma, ma in realtà può avere un consumo di fondo che mi va dai 30 ai 100 watt, costantemente. Il rapporto in valori kilowatt su base annuale barra euro è salta fuori 150 180 euro su una bolletta media che è di 600, quindi diventa lì il nocciolo da aggredire a parità di risorse, perché poi il rapporto è sempre quello, no? Quindi un micro impianto che abbia un costo contenuto, facilità di esercizio, torno a dire questa cosa perché la signora ha sottolineato le difficoltà burocratiche, eliminiamole. E questo è un momento felice, perché tutti quanti si sono preoccupati di normative, controllare, monitorare impatti ambientali sui grossi impianti. Il piccolo nessuno l'ha considerato. Io posso chiedere una cosa? Quei 30 e 100 watt che tu davi, è una specie di metabolismo basale di un alloggio medio per stampelle? Sì, sì. Okay. Sono, è impossibile scendere sotto i 25 watt, questo statisticamente, proprio quello che non ha nulla. È indipendente dalla dimensione e o, come dire, di metri quadri? Sì, perché sono, io posso avere 10 camere da letto, però tutti i consumi sono concentrati nell'unità cucina, nell'unità bagno, okay. Riscaldamento, sono quelli. Quindi praticamente avrei detto eliminiamo tutto e facciamo una filiera cortissima, zero ancora meno di zero. L'oggetto fotovoltaico in questione, battezzato appunto micro fotovoltaico a spina, che fa della spina l'unità base di connessione. Tutti quanti siamo abituati a tenere una spina in mano, utilizzarla per prelevare corrente. Si parla di fotovoltaico, devo chiamare l'elettricista, devi installare. No, ho già una connessione pronta. L'utilizzo immediatamente. Il vantaggio forse più grande che abbiamo riscontrato, al di là di dare l'energia a tutti quanti, è quello di trasmettere cultura, perché la cosa che io rimanevo così molto sconcertato quando si parlava dei famosi rapporti di rientro, in quanto me lo parlo, sempre questa storia, continuamente. 11 anni. 10, quello che è. E dico, va bene, io ti potrei dire quanto lo pago io in casa mia. Te mi dici quanto spendi in energia, quanto dico, non lo so. E 5 anni fa quanto pagavi l'energia? Non lo so. Ecco. E quindi c'è un'anomalia, credo, grandissima su qualsiasi sistema, anche l'industria che mi consuma 600.000 kW all'anno, e in quanto me lo pago? Ma parliamo con uno storico, parliamo con un oggetto che compri adesso, parli con un ammortamento futuro. Non si castrano le cose. Si aprono le danze. Come funziona dal punto di vista operativo? Prego. Ecco, il cittadino. Allora, corriere, non per fare come si dice a Milano lo sborone, ma siamo arrivati anche a Bologna. A giugno, sì. A giugno 2013, adesso mi spiace che lui l'ho conosciuto solo oggi, ma da noi è arrivata in redazione da questa azienda che era delle Marche. Questo Maisan di Fano, proprio questa comunicazione, cioè arriva l'impianto, l'abbiamo chiamato fai da te, perché allora lui ha delineato tutta la strategia, io come dire, se poi la cosa vi interessa, comunque trovate l'articolo del Corriere sul mio sito, adesso devo girare qui perché umbertotorelli.com che è uno degli articoli proprio in home page, e trovate anche la pagina originale del Corriere. Che cos'è, come funziona? Semplicissimo, sono dei pannelli singoli di 1,60 m, 1,70 m per 1 m. Ok? Costano 400-500 euro. Diciamo che qui è una situazione che tendo a chiarire, infatti i movimenti di questi ultimi 15-20 giorni, possiamo dire, è stato quello di aver riscontrato due scuole di pensiero. In Italia quello che non si sa, che non si fa, forse è vietato, invece di è contrario. Quindi per tutelare un po' tutti quanti, soprattutto la distribuzione, che da una parte si cerca forse di scavalcare, perché mettiamo a disposizione. No, va scavalcare. Fanno guerre per l'energia, io questa massima non la lasceranno mai in mano. No, ma attenzione, cioè quello che io ho recepito è questo, che tu questo impianto fai da te. Innanzitutto ha una semplicità, come hai detto, immediata.
cioè l'acquisto si fa online, mi arriva a casa come mi arriva un prodotto di Amazon, io dico 500-400 euro e hai a disposizione 250 watt, quindi è questa microenergia che serve per le utenze di base, ma i vantaggi sono duplici. Primo, che io lo prendo, c'è la fotografia, lo installo sul balcone o lo metto in giardino? In quel locale però deve avere anche un balcone con un certo orientamento. No, sì, ma non più in Italia più o meno hanno anche per fare ho un bisogno nuovo, solo della presa di corrente. L'altra cosa tecnica importantissima è il microinverter è già a bordo, quindi non ho bisogno di niente, cioè come un elettrodomestico. C'è un problema basilare su tutto questo discorso che gioca. Il fatto in cui l'energia non è frenabile e interscambia continuamente con la rete. Certo, tu metti la spina. Sì, però mentre io ottengo un'abilitazione, premessa, due macro aree, casa mia, contatore utilizzo, mia proprietà, rete pubblica, proprietà altrui, cosa fondamentale. Quindi il sistema isola, che tutti quanti conoscono, si sgancia dalla rete pubblica, gestisce i suoi flussi, consumi, accumulo separato. Quando interveniamo in questa zona, che attualmente è grigia, perché? Perché tutto quanto è stato normato dal kilowatt in su, certo. Perché il kilowatt era l'unità base per ottenere l'incentivo. Quindi nessuno si è mai preoccupato di inserirsi, attivare, produrre qualcosa sotto il kilowatt. Esaurito il conto energia, siamo trovati in una zona grigia aperta. Ma questa zona aperta, che in fase che ribadisco sono sui tavoli per poterla normare in maniera corretta, fa i conti con la rete, perché io anche i 100 watt che contestualmente non potrei consumare, perché non è mica detto che abbia l'elettrodomestico attivo o non attivo in rete e non mi danno niente. No, non ci devono andare, perché ritorniamo al punto di prima, senza una concessione, senza un permesso non ci possono andare, perché io agisco su un territorio altrui. Quindi io nello scenario li devi consumare. O li devo consumare, o li devo accumulare, o chiedo la concessione, o metto delle protezioni. Esatto. Ecco, quindi il passaggio ho capito, limiti. No? Quindi se io ci metto in dentro un accumulatore non vale. Assolutamente, illegale, sì, assolutamente sì che va bene. Cioè io devo, sì. Il principio base è questo: proprietà pubblica, proprietà privata. Non deve andare in rete. Però scusate, vado avanti nelle domande. Quindi io mi devo avere uno spazio che più o meno è grosso la metà di uno di questi due tavoli, certo, a spalle, certo. Orientato nella direzione giusta, evidentemente con una staffa che lo tiene su, perché se no vedo dura. Ok. Da questo io come utente finale vedo uscire una spina, cioè una presa. Esatto. E boom. Salvo che io voglia anche accumulare, certo. Perché se voglio accumulare, perfetto. Il tutto vale euro. 4 o 500, siamo più su. E uno se lo compra davvero così online? Lo compri online. Caraca, se li scoprivo prima. E ti arriva a casa con il camion. Tu prendi le due staffe, lo monti. Adesso c'è in più l'osservazione. E questo ti dà 220 volt. Sì, no, sì. Sì, mi dà 220-230 volt. L'opzione che è visibile in piazza, abbiamo inserito anche la continua. Quindi lo stesso modulo ha due opzioni. Corrente alternata, fruibile nella rete domestica, corrente continua per accumulo o utilizzi in continua. Perché è uno scenario che vorrei aprire, che diciamo è il proseguo su cui sarà terreno di scontro, è il fatto degli accumuli. Il fotovoltaico è finito, si parla di tariffa non comprensiva e quant'altro, tutto quanto il mondo delle rinnovabili sta facendo i conti con l'accumulo, che ritengo ancora molto molto acerbo per il fatto di un ritorno. Che l'energia che io vado a stoccare, perché contestualmente non la consumo, fa i conti con una tecnologia che è a termine, perché le batterie durano molto meno dei pannelli. Quindi il ragionamento che si stava facendo è sempre ragionare sui minimi termini. Un'abitazione tipo potrebbe deviare tutto il carico dell'illuminazione, e solo quello. Certo. La tecnologia del LED è già matura, però stranamente adeguata alle nostre reti in alternata, quindi io ho la unità base LED che ha il trasformatorino per attingere corrente alternata. Se io invece ottengo un esubero di energia dal fotovoltaico, non tantissimo, infatti un one way inteso come prodotto potrebbe deviare quei 300-500 watt al giorno stoccati con delle batterie idonee, non troppo grandi, e di lì direttamente corrente continua utilizzata in corrente continua sul LED.
Quindi io vado a evitare gli inverter, vado a evitare perdite di... Perché c'è un altro tema, geniale, secondo me, non banale, non banale, che noi stiamo sempre ragionando sulle nostre case, allora, provo a esprimerli in un pensiero compiuto, non facile, conoscenza. Uno, questo oggetto, questi oggetti di cui parliamo servirebbero sia per il metabolismo basale delle nostre case, sia anche per attaccarci. Bene, avevo studiato fisiologia quando ero piccolo, ok, puoi anche usarlo, però se io voglio attaccarmi un computer, tre bucazzi, non so. Noi però ne siamo abituati nel nostro pensare, e vi spiego, a me ha aperto un tuo collega questo nome, sempre nella logica che è il nostro standard abituale, che si chiama 220 volt. Okay? Ad esempio ci sono molti altri mondi, quello del campeggio, quello delle barche, quello della macchina nostra, che parlano 12 volt, che semplificherebbe molto le cose, perché... Perdite di rete. Avrei i cavi più grossi, il problema è polarità. Però se vai sulle lunghe, se devi consumare in loco, sì, a chilometri zero quella cosa, se devi molto. È una cosa che in prospettiva, grazie, ciao, sta in piedi, potrebbe avere un futuro, cambiare, come dire, proprio il teorema, oppure no. Che, ripeto, nell'ambito di tutto quello che si muove per mare o per terra, cioè camper, barche, quelle, è un problema che sta trovando anche la soluzione, per cui trovi anche in giro per la rete dei kit che hanno dei costi addirittura 700 euro con tutto dentro, dall'inverter al pannello. Il concetto è perfetto proprio perché dobbiamo fare un passaggio epocale, lo ritengo nostro, cioè nostro come persona. Poi parliamo di microinverter, possiamo parlare di qualsiasi cosa, da una produzione centralizzata e distribuita a una produzione localizzata, consumo localizzato. Ma non siamo pronti, perché siamo abituati a avere i tutori. Calma, chi è noi però? Tutti quanti. Ok. Perché io posso essere avvezzo all'energia, poi sono, che ne so, schiavo della pasta, mi viene da dire, no? Ecco, quindi siamo sempre bravi nel nostro settore di competenza, meno in quello che non conosciamo. Però il passaggio culturale è quello forse di ritornare, come dico io, nelle vecchie generazioni, in cui era tutto molto più accentrato a livello familiare, come dico sempre, in cui l'essenziale è cercare sempre di gestirlo con una filiera cortissima. Poi andavi, ti rivolgeva al mercato. Però ragazzi c'è un problema, chi parlava prima di antropologia culturale, che è piuttosto pesante, e molto lo spiego, ci provo. Io arrivo da una cultura che è di tipo contadino, che ha le sue basi culturali in 35 anni fa, okay? Che è stata successivamente violentata dalla società dei consumi, chiamiamola così in senso lato, dove il pensiero che tu stai coltivando, che è un po' quello, se vogliamo, in parte praticato dalla decrescita felice, in parte praticato in senso lato dal grid di questo periodo, è completamente ribaltare un paradigma. Allora, noi usciamo dal fatto che qua intorno a sto tavolo siamo più o meno tutti sensibili e recepiamo in senso positivo, non dico come Bibbia, ma come un necessario possibile futuro quello. Ma quelli fuori per troppo tempo gli hanno raccontato completamente al contrario. Adesso si tratta sostanzialmente di deprogrammarli in senso psicologico. Qualcuno ci sta già arrivando, però sono come al solito le avanguardie che da tempo vanno in bici, sono quelli che si sono messi il compostatore per le mele marce sotto casa e non le tirano tutte sulle macchine che passano sotto. È un percorso che io sono felicissimo, però quanto tempo ci vuole per fare questa deprogrammazione? Generazione. Al solito, se non parli oggi, questa è bellissima. No, andiamo a partire ieri, sono bella. Cioè, continuiamo a parlare di domotica, cioè a me ogni giorno arriva il comunicato, la casa domotica. Allora incominciamo a pensare che in una casa da costruire io abbia due linee separate, quindi l'alternata e la continua. Con quest'idea di usare pannelli solari micro, di avere quello che consumo già in alternata me lo consumo subito, e l'altro lo accumulo per la continua. Questo signore io lo attacco tutte le notti, il cellulare tutti lo attacchiamo tutte le notti, no? Ma non solo, andiamo verso la bicicletta,
Io con la bicicletta elettrica troppo figa, solo che adesso devo attaccarla all'alternata, la converto e diventa continua. Che deve sapete che c'è di mezzo, adesso qui c'è un problema o di ingegneri o di fisici, io sono fisico, ma c'è di mezzo il rendimento. Benché vada il rendimento elettrico è dal 65 al 70% nel caso ideale, quindi è comunque energia, più converto più perdo. Certo. Noi facciamo in modo che le case del futuro... E le nostre case fanno nei vari apparati al suo loro interno questo gioco un top di volte. No, si sta già testando sul campo. Cioè, il problema, il problema è che il nuovo costa. No, fermiamoci. Allora, la linea c'è già. Basta realizzare dei LED. Però quello che dici tu, ad esempio, dicevi tu, è un problema titanico, nel senso che come al solito, ok, l'ideale in prospettiva è avere case con un impianto gemellare dal punto di vista elettrico. Parliamo da domani con gli ingegneri architetti, lo faranno. Il problema è che, come sempre succede, invece, il rimettere secondo questo standard il resto delle abitazioni no, è un'apocalisse. No. È già a posto. In che senso? Nel senso che stiamo già testando questo discorso. C'è il solito normativa euro. Allora, tutela contro gli infortuni, contro mettere sul mercato un prodotto a prova di idiota, tutte queste cose qui. Lampadina, passo 14, passo 27. La vado a sostituire da quello da filamento a quella a LED. Sembra che ci siano dei problemi a gestire questa cosa sul fronte della normativa, perché non si era mai posto il problema, perché la bassa tensione ha un suo innesto particolare e la 220 ne ha un altro. Benissimo. Però se io stabilisco che non ci sono delle problematiche che al limite non funziona, questo banalmente è un discorso che si vuole arrivare, o si brucia la lampadina senza fare danno alla persona, io realizzo i LED con l'elemento di fissaggio 14/27, l'attuale, quindi il lampadario non lo cambio, inserisco il LED che ha quell'innesto, dal centralino domestico mi sgancio dalla rete e mi inserisco in batteria, regolatore di carica, le solite cose. Quindi io ho modificato una situazione di illuminazione corrente con una in continua. Sistema di emergenza, la prima presa che continua ad andare in alternata, inserisco una lampadina, una piantana, una logena. A qui l'emergenza se la batteria c'è già. No, c'è nel caso che non si dovesse caricare, perché teniamo presente che il cordone è tutte e due i sensi. È più probabile completamente che funzioni la batteria in casa mia. Ecco, questo è proprio essere sul campo, per non dire c'è una novità, ma questa novità, come diceva il signore, ci si ritrova a dover modificare il cablaggio, tutta una serie di storie. Adesso il punto chiave che se ne dovrebbe parlare con mondo sarà appunto quello di percepire se ci danno una liberatoria, se non c'è utilizzeremo gli innesti classici da bassa tensione. Tra l'altro, no, questa è una cosa molto interessante, perché è un percorso che oramai tecnologicamente è già il micro poi ha dei costi, per cui come si diceva prima non devi più fare piani di ammortamento. E soprattutto l'altro vantaggio è che va in crescita, cioè voglio 500 watt perché ne ho... E scala, come dire, informatico. Sì, quando c'è sotto. Sì, sono 500. Poi hai un leggero problema al quarantesimo pannello davanti a casa, però no, ma devi arrivare a mille. Ma questi pannelli sono con quale tecnologia? Ancora tradizionale, a film, sì. Sì, utilizzo il policristallino perché siamo nelle nostre latitudini. Poi la cosa che io ritengo sempre comunque interessante è che il passaggio deve essere fatto con la teoria del mattone, come dico io. Se il mattone è quello, normato, poi mi costruisci il grattacielo o la cuccia del cane, è sempre un elemento, perché quello ha più possibilità di essere diffuso. C'è l'approccio Lego, per capire, perfetto. Cioè hai uno standard e su quello costruisci i multipli. Perfetto. Anche qui tutte le situazioni si è cercato, che si poteva gestire situazioni ad hoc, di utilizzare materiale che possa essere fruibile. Il fotovoltaico a spina one way porta avanti anche un'altra tesi, visto che su un prodotto che viene distribuito, siamo ahimè forse anche notari delle conoscenze del signore, siamo sui 750 euro che ha questa opportunità continua alternata, c'è il fatto del trasporto,
cioè, non è che io sono un produttore, un progettista, dico Elisa, lo vuoi? No, se te lo devo portare a Reggio Calabria, 200 euro ti mettono fuori gioco o ti creano problemi a te acquirente. Quindi si potrebbe anche portare avanti un discorso in cui il modulo, che potrebbe essere stato gestito in un impianto maggiore, recuperato, quindi è un modulo standard, viene implementato in quel momento solo con la centralina, che è la spina. Quindi io ti spedisco. Tu rendi tutto quello che è a monte del pannello solare, poi il pannello solare, che poi è l'ingombro. Potrebbe essere gestito così, è un'altra idea. Cioè. Ecco, quindi io praticamente vado a dire: sì, il prodotto lo vuoi, ti do la certificazione, ti do il tutto, perché un altro passaggio chiave che ci tengo molto a sottolineare è la tracciabilità. Perché stiamo parlando in una zona grigia, come abbiamo detto prima. Oggi è fattibile. Però difficilmente un'azienda della nostra caratura può competere con un sistema Italia barra Terna barra in distribuzione. Quindi se oggi è fattibile, domani mi viene legiferato qualcosa, ho voglia io di fare dei corsi e non posso permettermi chiaramente di fondare azienda e vederla bruciare nel giro di un contesto legislativo. Quindi il fatto di difendere la proprietà per me è sempre importante, perché lì non potranno, si spera, mettere mano. E adeguare il tutto a un sistema elettrico, quindi trovare un equilibrio. Oggi si pagano circa 600 euro per poter avere una connessione fra oneri di distribuzione e oneri comunali, che è impensabile. Siamo partiti 7-8 anni fa con un fotovoltaico molto semplice, siamo riusciti a illuminare anche questa, l'italiana. Quindi dire con Enel, bene, troviamo un accordo. In fondo siete voi, tra virgolette, che avete bisogno di mantenere controllato e evitare problemi, non perché sia un obbligo, ma perché controllare vi costa di più che venire incontro a una nostra distanza o quant'altro. Quindi questa fase grigia non normata, ritornando al discorso di prima, crea una tracciabilità. Chi compra il prodotto mi lascia i dati con una normale SIM, documento, codice fiscale, / punto di connessione. Se non ho questa terna di documenti, io non ti passo la garanzia del prodotto. Quindi lego il cliente o chi lo rivende a dire: ci sono questi dati. In questo modo c'è la tracciabilità ed è per me, credo, l'ancora di salvezza di qualsiasi dimostranza di Enel. Chiaramente il cliente firma e accetta che un prodotto gli serve in quanto autoconsumo, non ci devono essere eccessioni. Certo. E porto una massima che uso spessissimo in contrasto a tutti quanti che mi dicono che è vietato. Dico: in Italia credo che sia vietato andare oltre i 130 all'ora, se non sbaglio. Qualsiasi automezzo potrebbe essere fornito di un limitatore di velocità, credo, una cosa non trascendentale, ma lasciano il libero arbitrio a chi conduce. Tu di dove sei? Forlì Faenza. Quindi se i tuoi vicini di casa della Ferrari gli dici una cosa del genere ti portano via. No, vabbè, però ecco, questo è proprio spostare il fatto in cui tutto deve essere guidato, messo nei binari, in cui il libero arbitrio della persona è importante, perché tutti quanti mi dicono: ma ci vogliono le protezioni. Beh, se io ho un bar con 4 frigo che mi consuma 5 kW di fondo, mi metto 200 watt, mi spieghi che cosa servono. Ecco. D'altra parte, se in ferie la casa è vuota, stacca la spina. Che niente di scuro. La domanda che... Prego. No, volevo qualche curiosità. Prego. Come sta andando la parola? Cioè, ne state vendendo? Assolutamente sì. Più o meno chiedo il utente tipo a naso. Allora, a naso era sempre la signora Maria. Sempre la signora Maria che percepiva la lampadina calda, non il wattometro che mi diceva stai facendo 150 watt. Percepiva il fatto, dopo le prime incertezze, che gli sente la bolletta media sul condizionatore, perché in quel momento io cavo energia prelevata perché il condizionatore sta andando. Ecco. Adesso c'è grossa curiosità degli installatori, ovviamente il mercato fotovoltaico. E quindi il problema che tu hai della rete commerciale, che in questo momento non c'è, perché dovete vendere tutto abbastanza via rete? Beh, abbiamo portato, sì, si sta creando, vorrei che mantenesse un grosso contesto deontologico questo prodotto. Teniamo presente un fatto, che la grande distribuzione me lo colloca come elettrodomestico. Ma siccome ho... elettrodomestico, sì. meraviglioso. Abbiamo detto prima, attacchi la spina. Cioè. Dopo è in piazza, lo venite a vedere. Oh, sì, certo. Ecco. Marco, prego. No, ti ho chiesto te. Una. Cioè, mi immagino che per chi ha una casa di proprietà,
monofamiliare, unifamiliare, cioè non sono per oggetti per chi vive in condominio, questi, cioè, no, anzi, un oggetto che ti poni, però c'ha un problema di impatto sull'estetica, che sono moduli grandi, no, metterlo sul balcone, metti come la parabola, come la parabola del allora, ho ottenuto una liberatoria, se la vogliamo definire tale, ma in sintesi è un parere, Regione Lombardia. Abbiamo aperto un discorso in cui la parola fotovoltaico veniva sempre legata alla normativa in edilizia libera. Quindi il comune vedeva fotovoltaico e dice fai questo. No, è amovibile, primo passo fondamentale del discorso. Quindi, come tanti arpelli della casa, dal barbecue a qualsiasi cosa, se sono amovibili non devono essere ricondotti. Quindi Regione Lombardia si è, diciamo, pronunciata la se sera chiudi la, il prodotto, il braccio che la sera non ha. Assolutamente, ecco, se il prodotto mantiene la sua base di ammovibilità non ha bisogno di niente. È chiaro che essendo un fotovoltaico come misura, come struttura, come carico, idoneo agli altri, lo fissi a un solare o a un tetto, segui il contesto normativo. Quindi ecco, io non è che voglio ribaltare, non è che voglio annullare, è un nuovo settore che si colloca sotto al titolo. Ma la logica è interessante perché va verso, come dire, la sovranità energetica delle persone, quindi va nell'ottica della smart house, si porta presso secondo me un modello abitativo diverso da quello a cui siamo abituati. Non a caso prima il collega parlava di differenziare le reti all'interno dell'abitazione, quindi c'è bisogno di una, in qualche modo, una smart grid domestica per gestire oggetti come quello che proponi. Mi incuriosisce sapere quali saranno gli ulteriori sviluppi di questa logica, perché mi sembra una proposta in qualche modo pionieristica, che è interessante nonostante qualche rigidità come quella che ti ho esplicitato, cioè la vedo bene per chi possiede una casa di proprietà, una casa monofamiliare, un'abitazione, no, non gestire in autonomia, un po' meno per il condominio, per esempio, non si offre il tempo, non ho subito che se ne può fare. Allora, spiegami meglio. Dobbiamo fare, comunque, volevo anche capire, forse me lo sono perso, dove sono prodotti questi fra Modena e Forlì. Producete lì il pannello? Stessa filiera dell'impianto tradizionale, in cui c'è un'azienda che produce, importa, distribuisce componentistica, c'è un progetto di base e un servizio di pratiche termicistiche. Mm-hmm. Il tutto viene preso come pacchetto e assemblato sul campo. Ma il pannello in quanto tale provenienza tedesca? Da produttori tedeschi, da produttori. Gli altri componenti. No, viene tutto assemblato in Italia. L'inverter? L'inverter degli Stati Uniti, anche questo viene assemblato in Italia. Sì, in Francia. Sì. Sono solo loro a fare. No, sono nove in realtà. Non è male. No, è che... Comunque, questo volevo capire, cioè assembli sì. Componenti. Viene portato anche dagli Stati Uniti. E, più c'è un po' di cose nostre, ecco. No, secondo me è interessante una cosa, è che io vivo come un modesto coordinatore territoriale di un gruppo d'acquisto che si occupa nello specifico, appunto, come sempre ho fatto una cosa, poi mi sono fatto del male ficcandoci pure dentro dal punto di vista del raccontarla. Noi ci occupiamo sostanzialmente di supportare occupiamo un po' le foto, nel mio caso un piccolo aiuto lo do anch'io, soprattutto nel cliente, funziona come spesso col passaparola, no? Ti arrivano da te e ti dicono ma come cazzo hai fatto? Ma ti spiego, vai da quello, e funziona come un gruppo di acquisto, infatti adesso poi io racconto questa cosa, cioè, quindi gruppo di persone che compra nel caso specifico tanti pannelli e poi li fa girare fra tante villette del vicino di casa. Nello specifico potrebbe comprare tanti elettrodomestici. Qui andiamo oltre, scusa. Come si comprano le pere o... Qui andiamo oltre, qui andiamo a livello dell'orto sul balcone. Cioè una logica che va in questa direzione qua, che è un trend della nostra epoca, questa del... in qualche modo una sana autarchia nell'approvvigionamento delle risorse. Mi piaceva approfondire un po' di più gli aspetti strutturali, però magari non è il momento. No, il discorso del condominio, ecco...
Credo che un altro punto cardine su questa operazione sia quello di sfuggire alla massima produzione. Io sfido chiunque che sia entrato nel mondo del fotovoltaico non si sia cercato l'orientamento perfetto, devo andare il più possibile, quanto prendo di incentivo e riandare, in quanto tempo me lo pago. Allora signori, chi compra un condizionatore si pone questo discorso facendolo andare 2 mesi all'anno? No, è un elettrodomestico, mi serve in quel momento e se mi dura 3 anni ne comprerò un altro. Qui io ho un oggetto un pochino di più, un pochino meno. Però il concetto è quello di dire che se sono in un condominio e quindi io non devo chiedere permesso a nessuno perché me lo metto nel terrazzo appoggiato al muro, ci sono delle meccaniche bellissime che sanno delle staffe, io la situazione più tranquilla che è stata fatta è quella radente al muro con 2 staffettine che mi danno l'inclinazione quando serve e quando non serve stare radente al muro, non è in mezzo. Bene, in quel momento il condominio cos'ha? Quasi sempre 4-6 ore di sole la mattina col pomeriggio in ombra. Il modulo mi passa dai 200 watt ore di produzione al sole ai 20 watt in ombra il pomeriggio. E quindi non lo faccio? Quindi si fa il ragionamento che o compro tutto o non compro niente? No, i 20 watt del pomeriggio sono 20 watt che non dovrò comprare. Invece di 3, 4, 5 anni si paga in 6, 7, ma qual è il problema? No, ma non è un problema. Questo costo di niente è meglio piuttosto. Perfetto, questo credo che sia la situazione, ecco, perché se no dovremmo cambiare la nostra vita. Io credo che la leva più importante che fa decidere l'acquisto su questo prodotto è quella, mi permette un po' di energia energetica, essere fuori dal sistema. Crediamo che comprare kilowatt, paghiamo tasse. Ecco, troppo sbagliato il sistema. Io ho sottolineato spessissimo che il rapporto del prezzo che di quanti paghiamo in acquisto non è derivato da offerta, domanda offerta barra prezzo della materia prima, assolutamente. Comunque sarebbe interessante secondo me utilizzare questo caso per fare un workshop di giornalismo ambientale, per entrare dentro, diciamo, questa storia, cercare di comprenderla nei suoi pregi, nei suoi difetti, perché prima che ci fossero un terreno di immagine di lavoro per chi sta sul nostro ho già capito storia. Cosa possiamo fare con Mondo, Marco, mi viene una mezza idea anche perché avevo scritto con Mondo ma quindi era facile la richiesta. No, ecco, però quello che dicevi tu, Marco, è che poi doveva essere il sottoprodotto dell'autoproduzione elettrica secondo questo modello è quello, come dire, della microproduzione autoctona, come diceva un noto politico un po' di anni fa, prima della Grande Guerra, un po' pelato. Ma neanche più. Cioè, quello che io faccio da me. Allora, c'è il discorso degli orti, che secondo me che fa molto trendy, che però sta anche creando una serie di problemi, perché poi alla fine della fiera buona parte delle città in cui viviamo sono fatte per tutt'altro che orti, per cui diventano. Però ci sono molte altre, ci sono anche altre pratiche che ciascuno può condurre nel suo piccolo per produrre, fare e disfare. Visto che noi siamo dei raccontatori, anche un po' esperti di fai da te in certe cose. Come possiamo fare in modo che la gente ci arrivi a tentare queste strade? Attraverso l'emulazione, attraverso la comunicazione, attraverso la creatività, attraverso il risparmio, che poi in questo momento, ahimè, è un fattore comune della vita di tutti noi che stiamo al mondo. Secondo me l'idea veramente geniale è questa della fai da te. Plug and play, facilità d'uso, posto lo sposto, me lo porto anche in casa in campagna, quando vado via 3 mesi, infatti una delle cose su cui questa azienda di Fano punta è se vai nella casa in montagna, perché non te lo porto, cioè non è una... Dopo il portasci sulla macchina, ma te lo porta pannelli, ci hai capito che sì, nuovi... Non è il massimo, ma voglio dire, comunque l'idea che a me attizza da morire e che ha, non ho più da fare con la burocrazia. Con questi cialtroni che ti vengono in casa in qualità di pseudotecnici, pseudo artigiani, sono cialtroni che vogliono solo farti un montaggio, complicarti la vita e fare in modo, come avviene per i software famosi gestionali, una volta che ti hanno acchiappato non ti mollano più. Fidelizzato, fidelizzato lo chiamano.
lo fai da solo, non hai bisogno di altri, hai una spina, produci, si risolve il problema dell'eccesso, ma a quanto pare è un quid tecnico, e è bellissimo. Io vedo a questo il paragone del microcredito indiano, che cosa non ha fatto il banchiere indiano, gli ha dato pure il Nobel, cioè un'idea fantastica, dai poco, e anche qui con un investimento che comunque ti rientra, e penso che il conto sia facile, sia di un paio d'anni, se darà anche meno probabilmente, se ti consumi tutto. Ma a me questa idea di faccio da solo non ho più bisogno di burocrazia, e soprattutto non vado a pagare una parte di tasse nell'energia che è pesantissima. Una domanda, sulla, un impianto del genere, scusa Marco, è in grado di supportare la ricarica delle batterie di un veicolo? E se sì, di che tipo? Perché c'è un altro problema non banale. La bicicletta di sicuro. Sì, dipende tantissimo. Con dei problemi di grandezza. No, ma dipende tantissime cose, perché il discorso è sempre comunque legato alle batterie. Uno lo vede, batteria, c'è una variabilità incredibile. Innanzitutto la bicicletta quasi sempre sono batterie al litio, quindi ha bisogno di adesso un tipo, sì, sono un tipo di voltaggio più elevato rispetto a quelle tradizionali, quasi sempre sono 36 volt. Proprio per sì, 24 volt. La bici non ho ancora affrontato, no, ma usare i piedi, è una... le gambe. Sì, no? Il ragionamento che ho portato avanti io è sempre quello di dire l'evoluzione è sicuramente quello di avere un settore dedicato e in rapporto a quello che devo investire per ottenere il beneficio su quel settore, quindi il discorso dei LED è quello di dire ho tutto esistente, piccole batterie e devo solo sganciarmi dal generale per entrare nella batteria, e è interessante perché riesco a monitorarlo molto meglio. Quando andiamo a vedere i consumi di casa, nessuno può dire se mi faccio una batteria, un grill all'altra ora, però posso stimare con una certa sicurezza dire che nelle peggiori condizioni invernali dalle 4 di pomeriggio a mezzanotte potrei avere bisogno di tot punti luce barra potenza del LED barra assorbimento della batteria. No, la domanda era motivata ovviamente da quello del fai da te, cioè il problema è ok, auto elettrica, io oramai sono detto quando la mia attuale automobile muore la ibrida me la compro di sicuro, va benissimo, in garage poi cosa cazzo l'attacco alla corrente, visto che casa mia ha un garage che fatto un po' di anni fa, che già tanto c'ha, sarà la luce, non ce l'ha specifico, e come dire, la rete elettrica specifica, il punto più vicino a cui appoggiarsi è a 10 metri, devi spaccare 4 muri, fatto più o meno due conticini di dare. Però una prolungina costa poco, no? Poi devi fare da spiegare col tuo, devi discutere col condominio, col vicino, con l'unice, la FIFA la fa. C'è un piccolo problema che mi viene subito in mente, che ahimè l'automobile io me la ricarico di notte, spero, e la metto in garage, e di notte il sole non c'è, quindi devo mettere tutto un sistema di accumulo a monte per poi ricaricare la... No. L'auto è ancora, cioè, ci vuole troppa energia, tanto è vero che si sta vedendo che le colonnine tenderanno a lavorare su 4 kW e mezzo di potenza per accorciare i tempi, quindi io, oppure addirittura la trifase, ecco, si fanno tutti i ragionamenti con cui il problema è dire avere l'auto, non che me la posso ricaricare in 24 ore, no, come dire faccio il pieno di benzina, faccio il pieno di energia. Quindi questo è il problema, chiaramente, e più metto sotto stress le batterie, quindi accorci i tempi, meno dura. C'è un problema che conosciamo nel nostro vissuto quotidiano con altri strumenti più piccoli. L'unica speranza è Tesla. È il mio guru, è il guru. Abbiamo dovuto montare i supercharger. Non mi ricordo se è una marca, forse sta iniziando. Penso che in Italia faticherà finché non è arrivato il primo. Vi rispondo con una slide che così la potete, che proiettiamo in modo manuale, che verrà proiettata. Regge, diciamo, tutta l'illuminazione. Potrei dire di sì, tranquillamente, quelli sono dati, sì, per certe. Sì, a me che non hai 10 camere, 3, 4 camere. La redazione. Ah, non è una cosa sbagliata. Quindi praticamente lì si è portato per rendere tangibile l'etichetta energetica che tutti quanti vedono. Ah. Quello è un dato certo perché si media consumi sui prelievi. Bene, io vado in negativo lì. Quindi ho il mio polmone di prelievi da cui detraggo 260 kW. Quindi mi fai lavatrice? No,
potrei compararle, però non nello stesso momento. Ecco, il concetto è di cosa faccio andare col fotovoltaico a spina? Esatto. Nulla. Perché? Te hai un bonus, un credito, uno sconto, un'apertura di credito sul fronte energetico per i prossimi 25 anni. Perché se sono 250 kW all'anno, moltiplichiamo per 25, quella è la mia apertura di credito. Altre domande? No, io diciamo ribadisco la mia riflessione sull'utilizzo in scala di una soluzione come quella che ci proponi, che diciamo intrinsecamente contiene molti elementi di razionalizzazione e di innovazione. Vorrei che, come dire, a questo ragionamento che fai, poi magari insomma, se ne possa aggiungere un altro che abbia a che fare sul fatto che è vero, c'è la burocrazia, c'è l'assedio, come dire, delle condizioni al contorno in cui ciascuno di noi vive ed opera, però c'è anche del bello nel condividere le risorse, voglio dire, anche dobbiamo aver cura della logica sociale che costruiamo attraverso l'innovazione tecnologica e quindi andare in una direzione nella quale ciascuno produce rigidamente e linearmente il proprio fabbisogno energetico, si dota di una caldaia autonoma, ecco, c'è qualcosa secondo me in tutto questo che andrebbe valutato complessivamente, perché siamo nell'epoca della condivisione, esistono ancora, come dire, dei pregi nel condividere le risorse, nel ridistribuire la produzione dell'energia, questo sì, ma nell'ottica del tessere relazione all'interno della comunità. Quindi questo oggetto che hai proposto io lo trovo molto interessante, però vorrei capire, non so se può sostituire, può integrare, però vorrei capire come io, diciamo, può tornare utile in una logica davvero innovativa anche sotto il profilo sociale, per far sì che si progredisca nella direzione del considerare per esempio il condominio come l'unità a partire dalla quale immaginiamo la produzione. Ne ho un paio, però c'è una risposta su qui che prego di leggere ad alta voce, così faccio io. Sì, prego. Un piacere, vado all'impronta perché prego. C'è qualche parola in inglese che rischio pure una pronuncia sbagliata. Dalla nazione al singolo individuo, il controllo dell'energia è stato un obiettivo irrinunciabile, un obiettivo talmente importante da giustificare guerre e soprusi, perché chi ne ha il controllo controlla le nazioni o i singoli individui. Non lasciare a pochi il controllo di questo potere, liberati da questa dipendenza, diventa produttore della tua energia. Dovete anche vedere l'altra facciata della scritta, che forse è più la cartolina che pure un gregge, tra l'altro anche un però paio vediamo come si concilia con la strategia all'orizzonte della sharing society, perché se andiamo verso l'individualismo sociale, verso nodi individuali, nodi legati all'individuo che diventa dobbiamo tenere presente che l'orizzonte verso il quale ci incamminiamo è quella della società della condivisione, quindi questi pezzi qua secondo me vanno letti dentro magari un processo che abbia a che fare wireless, qualcosa del genere, qualcosa del genere. La fonte diciamo è autonoma, però poi condivide. Ad esempio, secondo me, io la vedo per pezzi del mio mestiere. Quando tu hai da sistemare su certe potenze, quando tu hai da lavorare in remoto in certe condizioni e hai delle difficoltà, tipo dovessimo fare un incontro come questo e farcelo sul mare, puoi appena fare due conti di potenza, perché poi c'è anche delle cose che puoi tenerti attaccato, ci sono cose che solari, fa molto figo, però poi non so se ti tappiccia la luce sotto, però il problema poi è quello di far lavorare tre computer, attaccarci il router. I zainetti lo tengono in senso. Costano tanto, costano quasi tutto il suo coso, se te ne compri due. Io ho provato a comprarli. No, anche un problema. Il pezzo di cultura che costruiamo, oltre che, come dire, lo zainetto 200 euro.
ad esempio, le nostre vecchie case erano fatte con un bollo elettrico oppure con un sistema di riscaldamento centralizzato. Adesso le case di oggi vengono fatte con un boiler a gas singolo e con un sistema di riscaldamento customizzabile, che non è per fare tanta domotica, ma però è uscire, tra l'altro che poi, questo sappiamo tutti, con i sistemi di riscaldamento controllandoli in feedback su quella che ognuno se lo può personalizzare, che vuol dire poi alla fine, al di là del fatto che e anche una piacevolezza del vivere in una casa non a 450 gradi con dello Puma, anche risparmiare, fare delle cose più cose bisogna bilanciare le cose, un'unità del genere pone poi problemi di smaltimento nel mondo del mio, problemi di impatto visivo, smaltimento capire che limite ha il rapporto. Siamo figli dei nostri vizi e benefici ambientali, quindi dobbiamo i nostri vizi hanno un impatto ambientale, questo da sempre, certo. Cioè, è inutile che Marco, posso rubarti la parola nel senso che faccio parlare a te? No, anche perché ci portiamo verso l'ora prandiale, sì. Parlo figo, e poi riprenderemo dopo. Prima, parlando con Gian Maria, si parlava di raccontare lo stato dell'arte FIMA, sì. E lo stato dell'arte in prospettiva. Allora, prego, allora, FIMA, possiamo prenderci di essere orgoglioni di dire che è nata più o meno qua, nel senso che a furia di frequentarci per un po' di anni, vabbè non solo qua, ma anche di fuori, è stata una tappa fondamentale, anche quello che parla di là, che si chiama Gian Maria, e tutti quelli che si occupano di Ravenna in questi anni, di là della Bellintorni, ci hanno dato una grossa mano. È nata l'anno scorso con l'obiettivo... Prego Marco. La parola su questo, nel senso che c'è Paola, c'è Giuseppe, ci sono altri che hanno... Però tu sei il nostro partecipato, papà. Tanto meno questo ruolo, mi sento. Stiamo cercando insieme, no, di costruire un contesto permanente al cui interno ragioniamo su come svolgere meglio la nostra missione. Abbiamo messo in campo un'associazione che ora stiamo faticosamente, per ragioni di burocrazia statutaria, perché la burocrazia assedia non solo chi vuole mettere il pannello solare, ma anche chi più semplicemente vuole mettere in campo una onlus, quindi con Mario Salomone, che come sapete è stato eletto presidente ad aprile di questa associazione, abbiamo limato e risposto ad alcune contestazioni da parte di non so bene quale agenzia rispetto alla conformità del nostro statuto, quindi sotto il profilo appunto burocratico si mette in campo una onlus, però è soprattutto l'utilità di questo soggetto che diciamo, dobbiamo mettere al centro della nostra riflessione più che la natura sociale. C'è tanto lavoro su cui possiamo essere utili ragionando insieme, agendo in maniera collegiale. Lo stesso Andrea, prima ci siamo lanciati uno sguardo d'intesa su l'utilità per esempio di lavorare assieme sul terreno dei contenuti visivi, perché sono risvolti. Andrea peraltro è uno dei coordinatori a livello nazionale della FIMA, quindi perché lui possa aggiungere altre informazioni a quelle che do io. Ci sono avanzamenti e pezzi di lavoro e di messa a punto che possiamo compiere soltanto facendo gruppo. No, che poi tra l'altro io quello devo dire è stata una bellissima sapendo che ci sono, che c'è dall'altra parte, almeno a mio avviso, un grande bisogno, un grande desiderio, una forte attenzione verso la notizia ambientale. Sempre di più. E infatti un fatto che volevo mettere così sottoporre alla vostra attenzione per ottenere dei pareri qui all'Abelab riguarda tutto il destino che ha avuto una notizia pubblicata, come lo dicevo prima, da Antonio Cianciullo su Repubblica.it, ma ci torno fra un attimo, prima completiamo le informazioni sullo stato d'avanzamento della FIMA. Ecco,
un'associazione senza strumenti, diciamo, rischia di rimanere nell'astrazione, quindi ora stiamo per mettere online il sito web che ha sviluppato per noi volontariamente Studio Vago, che è una realtà collegata a LabeLab, e attraverso il sito web naturalmente cominceremo a tessere delle relazioni anche più frequenti, intanto con il comitato promotore, perché magari non tutti sono aggiornati su come si è sviluppato questo organismo. Al Festival di Perugia si è costituito un comitato di cui molti sono presenti, che ha in buona sostanza validato la proposta di costituire un'associazione, e ora siamo in questa fase, siamo nella fase compresa tra il comitato metafase e la costituzione della Onlus e la nostra prima assemblea vera e propria, che abbiamo convocato proprio come mondo giovedì 7 nel pomeriggio alla fine degli stati generali della Green Economy. Siamo in una fase appunto di costruzione, di messa a punto degli strumenti, della formula statutaria, delle finalità. Però siamo già tanti. C'è peraltro da dire che oltre ad essere tanti siamo variegati, e questa secondo me è anche la cosa importante, perché prima si toccava il tema della deontologia di chi fa comunicazione di impresa in campo ambientale. Allora, questi operatori della comunicazione in campo green sono non solo ben accetti, sono parte sostanziale del percorso della FIMA, perché è un'associazione che va oltre il giornalismo, è un'associazione che vuole mettere insieme i media, e dentro questo iperonimo ci abbiamo lavorato molto, peraltro fu strategico l'incontro che avemmo con Vittorio nella sede della redazione di Punto Eco con Mario, dove ci scervellammo per trovare un nome per questa associazione che ci smarcasse dall'idea di essere soltanto un'associazione di giornalisti, perché vogliamo mettere sullo stesso cammino di ricerca e di rafforzamento tutti coloro che attraverso delle funzioni di tipo narrativo avanzano nella direzione della Green Society. C'è quel pezzo importante di chi fa comunicazione d'impresa che pure, come dire, può entrare, deve entrare in questo cammino di ricerca e di riflessione. Biodiversità mediatica. Ma biodiversità mediatica, per cui non vorrei che quando si pensa alla Federazione Italiana di Medi Ambientali si pensi all'idea che c'è la televisione, la radio, il giornale su carta, internet, il social network. Quelli sono gli strumenti, no? Ci sono anche quelli, c'è anche quell'aspetto, diciamo, legato alla natura del supporto, mettiamolo così. Ma è una federazione che appunto vuole rappresentare un momento di sintesi, un terreno di lavoro comune per il blogger, per chi agisce attraverso i social media, per chi fa comunicazione di impresa, per chi esercita la professione del giornalista, purché si condivida l'idea che partecipiamo al cambiamento e non siamo semplicemente testimoni delle cose che accadono. Siamo un pezzo della società italiana che intende avanzare nella direzione di un rimodellamento complessivo della nostra economia per centrare l'obiettivo della sostenibilità. E il ruolo dei media è fondamentale in questo processo, perché adesso la storia che abbiamo ascoltato è una, ce ne sono altre, no? Di realtà che, se ben collocate sul terreno del dibattito pubblico, no? Possono accelerare la faticosa evoluzione, la faticosa metamorfosi verso l'economia low carbon, di cui comunque la società italiana è protagonista, perché sapete che, adesso questi sono dati che noi giornalisti spendiamo di solito all'esterno per avvalorare le nostre tesi, io provo a utilizzarle anche fra noi, il 16 giugno per 2 ore il sistema elettrico italiano è stato alimentato esclusivamente da rinnovabili, a fine anno supereremo 100 terawattora di produzione elettrica solo da rinnovabili. C'è da credere che al 2015 con questo trend
sarà più la produzione di elettricità da rinnovabili supererà quella da combustibili fossili. Peraltro vediamo se, siccome è l'anno dell'Expo di Milano, vediamo se non è l'occasione giusta per celebrare questo sorpasso nel contesto dell'Expo, dove ci avremo gli occhi del mondo addosso e dove magari potremo comunicare che, nonostante tutti i bastoni fra le ruote, il sistema energetico italiano e l'economia italiana nel suo complesso fatalmente si evolge verso quella direzione, perché è naturale che vada così se si vuole essere competitivi su scala globale. Ecco, però in questo processo, in questa faticosa metamorfosi, il ruolo dei media secondo me è strategico e va oltre le funzioni che possono svolgere le testate specialistiche. C'è bisogno, io lo dico da tempo ormai, di contaminare l'informazione a tutto tondo per far sì che si acquistino maggiori competenze sotto il profilo scientifico quando si parla di economia ambientale e di tematiche legate ai nostri settori, e si condivida una visione tale per cui, voglio dire, le storie dell'Italia che innova nella direzione green acquistino la dignità che meritano nella narrazione complessiva di un paese che vende la Telecom, no? Perché dobbiamo raccontare che l'Italia, se vuole giocarsi un ruolo da protagonista nell'economia del 2050, ha bisogno di leggere questi indicatori e bisogna che il sistema mediale, attraverso la narrazione, partecipi al cambiamento e lo forzi, lo orienti. Questo secondo me significa essere oggi giornalisti ambientali, svolgere questa funzione e cogliere il senso di questa missione. La FIMA nel suo piccolo, tra le molte funzioni, spero che abbia anche questa, cioè di aiutare il sistema complessivo dell'informazione italiana a maturare nella direzione che stavo dicendo, cioè ad acquisire gli strumenti e il senso della visione utile a sfondare nell'opinione pubblica con maggior forza di quanto non accade adesso su quanto accade nei processi fattuali del paese, perché oltre a questa metamorfosi che riguarda il sistema energetico ce ne sono altre, le abbiamo già enumerate, elencate qualcuna stamattina. Si parlava dell'orto sul balcone, ma c'è la spesa a chilometro zero, c'è il biologico che cresce del 10% in un periodo nel quale calano i consumi alimentari, ci sono le biciclette che sono vendute come numero, ovviamente non come fatturato complessivo, più delle auto da un paio d'anni a questa parte. Però secondo me questo è un dato che non si può trascurare, perché quando uno compra una bici fa un investimento sul sé, e quello è un prezzo in qualche modo che metti sul tavolo, un investimento che metti sul tavolo, non è soltanto i 150 euro che hai speso per comprare la bicicletta quando entri in quell'ottica, no? Allora, questi sono così macro andamenti rispetto ai quali secondo me c'è bisogno di una narrazione adeguata, e al di là delle punte avanzate dell'ottimo libro che ha pubblicato Marco sui Green Job, che oggi nel pomeriggio sarà ulteriormente presentato, al di là del lavoro che svolgiamo ecco nelle nostre testate, c'è bisogno di fare rete, c'è bisogno di contaminare i media che hanno più mezzi di noi, perché questa è una scommessa per il paese. Quindi se questa scommessa non si centra, diciamo, la nostra funzione da giornalisti ambientali diventa un po' hobbistica, diciamo, se o abbiamo l'idea che serve davvero a qualcosa quello che stiamo facendo, oppure è il piacere di raccontare qualche bella esperienza, però insomma personalmente, ma credo per tutti noi, non è sufficiente ciò. Quindi avere questa idea di visione, che è un'idea politica, dà senso oggi alla figura del giornalista ambientale e alla nostra missione. La FIMA in questa fase tra aprile e novembre si struttura, adesso avremo anche gli strumenti per conversare, per distribuire le nostre informazioni, attraverso poi le altre persone che hanno a cuore questa esperienza, Marco, Paola, Matteo. Ma tanto quel discorso che facevate prima di condividere anche delle risorse editoriali è un ragionamento che ha. Sì, diciamo, quelle sono cose su cui si può ragionare. Vedi, noi abbiamo fatto una cosa come FIMA, no? Ancora non abbiamo avuto la capacità di raccontarla, una piccola esperienza a Rive San Ginesio,
nelle Marche a luglio, dentro Borgo Futuro, che è un piccolo festival centrato sull'innovazione in un piccolo comune delle Marche, dove abbiamo realizzato un seminario nostro per condividere la visione che abbiamo su questi temi. Lì, grazie all'ottimo Alessandro Di Baldeschi, che è un bravissimo comunicatore green che fa lavoro per le imprese e condivide questa visione, e quindi c'è anche la deontologia per fare bene e per interpretare al meglio i contenuti delle aziende per cui svolge questa professione. Abbiamo organizzato appunto questo seminario, per me è stato utilissimo perché non ci siamo incontrati tra giornalisti ambientali, c'erano 3 cronisti del territorio che hanno aderito alla firma e che territorialmente diventano risorse preziose e importanti, perché ci aiutano a raccontare l'avanzamento verso la green economy e tutte le tematiche ambientali legate alla sostenibilità, positive o negative, che siano nel dettaglio dei territori, perché anche, vero, parliamo molto di internet, però guardate che i giornali locali pesano ancora tanto, e il cronista locale è un punto di riferimento importantissimo per esercitare narrazioni rivolte alle comunità. Quindi questo target, chiamiamolo così, dei cronisti per la nostra rete, per la nostra federazione, è importante e merita attenzione. Quindi una delle iniziative, delle tipologie di iniziativa che possiamo svolgere, secondo me, è quella di organizzare seminari nei territori per contaminare e per dialogare con la rete dei cronisti. Quindi, posso fare? Ma ci mancherebbe, ma come dire, l'entusiasmo di parlare con noi mi sopravanza. Vabbè, intanto io condivido pienamente la visione e la funzione della FIMA che ha illustrato Marco, e anzi rilancio, dico, l'avevo detto anche a Perugia, secondo me la FIMA deve essere molto ambiziosa, deve avere l'ambizione, come dire, di portare la propria voce anche ai tavoli decisionali, per cui adesso chiaramente una fase embrionale, quella fino a novembre, dove giustamente un'associazione appena nata si dota degli strumenti di base, però sicuramente non deve essere un circolo dove veniamo a cantarcela, a fischiarcela tra di noi, perché sennò la funzione chiaramente nulla, a parte appagare, come dire, il narcisismo di ciascuno, ma la parte interessante è proprio quella che deve venire, cioè l'idea che la FIMA possa avere un ruolo di interlocutore anche in sede politica a tutti i vari livelli decisionali, e questo credo sia la missione più importante di FIMA. C'è anche una notizia di oggi che condivido con voi: Giuseppe ha fatto una bella intervista per noi a Monica Maggioni, direttore di Rai News 24, e quello che nel piccolo anche sto facendo io, ho chiesto di fare anche ai nostri collaboratori, ogni volta che parliamo con qualcuno intanto iniziamo a fargli sentire questo nome, a fargli sapere che esiste la FIMA, che è già un buon primo passo, capire la reazione. Io l'ho fatto con Monica Frassoni, la presidente dei Verdi Europei, quando è stato lanciato questo nuovo soggetto Green Italia a Roma. Lei non la conosceva ancora in quel momento, non aveva ancora sentito questo nome. Mi è sembrata comunque interessata, non potrebbe essere diversamente, però dico, è quello, oggi è comprensibile che uno non abbia sentito il nome, il prossimo anno non può essere più scusato chi non conosce questo nome. Senti, scusa, Gian Maria di Lab, di Studio Valo, che mi diceva che hanno messo proprio adesso online una versione di bozza del nostro sito. La versione online.it, FIMAonline.it. La versione con i contenuti la vedremo fra una settimana. Intanto ti ho interrotto perché il momento è storico. Specifichiamo che è ospitato sui server di hosting sostenibile, e torniamo al modello che ci ha illustrato il nostro amico prima, perché hosting sostenibile è una web farm che si alimenta in forma autonoma con dei pannelli fotovoltaici sopra la propria sede, quindi è una logica simile a quella che ci ha spiegato lui su una scala più ampia, e il nostro sito prodotto e sviluppato da Studio Vago è ospitato sui server di hosting sostenibile, tutto a gratis, come si dice, tutto in forma volontaria, quindi dobbiamo
ringraziare. Questo è un'ottima notizia. Sì, finora siamo stati bravi, finora abbiamo speso niente. Non abbiamo nemmeno preso niente. Adesso lui ci regalerà due perché quei cosoni che attaccheremo enorme che arriva fino a quelle stamattina ho pubblicato l'intervista di Giuseppe al nome FIMA, abbiamo dovuto ancora linkare al mio articolo che annunciava la nascita. Da oggi avvocata adesso potremo linkare direttamente qua. Dicevo, Monica Maggioni ha dato questa apertura che dovremmo in qualche modo cercare di cogliere. Ha ammesso ovviamente che Rai News 24, come tanti grandi media tradizionali, parla ancora troppo poco d'ambiente, ha annunciato che si stanno un po' ristrutturando soprattutto sulla parte web per toccare di più i temi ambientali e che potrebbe essere l'occasione per collaborare anche con i giornalisti ambientali di FIMA. Quindi condivido con voi questo spunto, questa apertura della Maggioni, cerchiamo di farne tesoro nelle prossime occasioni. E ora chiuderei, se mi consentite. Sì, no, solo di quella cosa sulla notizia dei cianciullo, poi magari direte che ne pensate in un'altra sede se i tempi stringono. Ma le cose sono andate così. A mercoledì, mi sembra, oggi è venerdì, tre o quattro giorni fa, do un'occhiata in Repubblica verso il primo pomeriggio e vedo la notizia sull'anticipazione del rapporto dell'IPCC in apertura. Faccio, che è successo? Quale paese è il mio rapporto? Dove c'è un errore. Capito? No? Era l'edizione svedese di Repubblica. Ma che era il segreto di Repubblica? Ciao ragazzi, vado in là, non avvertono, ecco, c'è visto, c'è la notizia, faccio così, non è credibile. Ripasso dopo mezz'ora questa era la testa. Infatti torno in radio, avete visto quanto è durata la notizia Cianciullo sui cambiamenti climatici? Mezz'ora, è vero che stava in apertura, ma comunque adesso già è terza. Prendo, me ne vado, incrocio col motorino elettrico. Simonetta Lombardo, no? La saluto, ciao Simonetta, mi fermo un attimo, tanto non ci si vede mai, almeno si saluta. Lei guarda e fa, oh senti, mi fa, sgombro il campo da qualunque interesse, diciamo, personale, perché sapete che è la compagna di Antonio, no? Cioè, però, hai visto la notizia sui cambiamenti climatici, quanto è durata l'apertura? Faccio, guarda, vengo adesso dalla redazione, ci stavamo scherzando, perché è durata mezz'ora. Mi fa, questa è una roba incredibile, fa, perché guarda il numero delle condivisioni. Sì, e sono andato a vedere il numero delle condivisioni anche la sera, era bellissimo. Se adesso andate a guardare il numero delle condivisioni di quella notizia, supera le 8.000, sono molto di più di quelle del napoletano che si sta scrociando col PDL. Ma che vuol dire questo? Infatti poi ci siamo twittati con Simonetta, lei pone una domanda, è giornalismo? È una domanda che io vi propongo, perché dall'altra parte, oltre alla linea gialla delle cose che noi produciamo, laddove ci sono i nostri interlocutori, ma forse c'è più attenzione di quanto non credano gli editori su questi argomenti, sulla notizia ambientale. Non vanno poi, nemmeno a guardare. È una riflessione aperta, non traggo conclusioni lineari. Rievoco un aneddoto di qualche anno fa, che creò qualche polemica. Qui grazie a Francescato un giorno raccontò pubblicamente, l'aveva incontrato Ezio Mauro qualche giorno prima, e Ezio Mauro gli aveva detto, no ma noi dell'ambiente non ci interessa, noi non lo vogliamo promuovere, pensiamo che sia, dal mio punto di vista, una notizia irrilevante, me la riporto malamente, però come dire, una dichiarazione di intenti, ci fu polemica, perché grazie al Gerardo, questa è una cosa che è stata detta in confidenza, però quello che dici tu in realtà è conferma, perché il direttore è lo stesso, certo. E comunque l'approccio editoriale è lo stesso, la policy è la stessa, voglio dire, questo che insomma, che però viene smentita dal feedback che danno le persone. Allora, posso raccontare le notizie di Torino due giorni fa? C'è una notizia legata al cambiamento climatico, non all'IMU o alle tasse. Senza la tre portate e taglio alto, però. Cioè, la mancanza di coraggio della redazione, perché voglio dire, se metterlo in taglio alto per mezz'ora ha prodotto, mettiamo 5.000 condivisioni, perché anche il posizionamento sulla pagina Se avessero più quella stessa posizione altre notizie, però non hanno avuto questo sicuramente. Tra l'altro ce n'era una sempre la settimana, pochi giorni prima l'hanno messo hackerata la pagina Facebook di Alpitour, stesso taglio alto, e non aveva fatto tutte le condivisioni. Non so se era stato un errore in quel caso.
L'altro giorno a Torino è successa una storia blocca interessante. Una giornalista di un giornale della famiglia Agnelli ha pubblicato un articolo che diceva queste parole, era sul tema dei ciclisti. Adesso vediamo se lo trovo. Perché stavo cercando, poi mi sono messo leggendo la notizia. Sostanza, aspetta, io ci do, la devo fare. Dalla che questa è la risposta. La giornalista, senza documentare le sue parole, ha detto queste parole, ha scritto queste frasi. Aumentano i ciclisti e di par passo crescono pure gli incidenti provocati dai medesimi. Che già questo è interessante. Documenta le sue, come si dice, numericamente, da una statistica del quartiere. Vabbè. Se non bastasse, si sa che gli amanti, sempre ne vado avanti, si sa che gli amanti delle due ruote che pedalano contro il codice della strada sono in preoccupante aumento. Che era, cioè, era peggio dell'intervista. Sì, cioè, è andata avanti a scrivere una valanga di cose del genere. Che tra l'altro poi ex post, e qui c'è anche Giuseppe che, come dire, con cui abbiamo discusso sul tema in maniera, come dire, fluente durante quel giorno. Quella era l'apertura della sezione di Torino del giornale cartaceo, okay? Che è letto però, normale, la stampa a Torino la vendono di meno, però la leggono i cinquantenni, la salire, cioè i life pensionati, da dire, no? E c'era anche la locandina nelle edicole che diceva un ciclista su tre spara al passante, cose del... Questo articolo, con cui apriva anche l'edizione del giornale cartaceo, perdono, del giornale online di Torino, ha avuto una sberla di condivisioni in 3 minuti, che ovviamente arrivano tutti i ciclisti, no? Poi è cominciato un casino che non finiva più. L'autrice dell'articolo ha detto: no, questi dati me li ha dati in comune. Dopo un quarto d'ora è arrivata la disdetta, la smentita, scusatemi, del presidente della commissione comunale che si occupa di viabilità, e dice: ma io non ho dati, do gli altri. Detto questo, no, per dire come contano i dati dei social, che poi certe redazioni si il giorno dopo, evidentemente perché alla stampa erano preoccupati di aver toccato i possibili lettori che vanno in bici, che ormai, Dio grazie, stanno crescendo, hanno fatto un articolo in cui diceva: ma no, non è proprio così, sono un po' cattivelli, però non troppo. L'hanno condiviso in 3, è finito dopo un minuto sostanzialmente in fondo alla pagina tendente a destra, e non l'ha più creato nessuno. Pezzo di cianciullo sul cartaceo non è uscito per là, o non l'ho visto io, ma non mi sembra che sia uscito, dove si conferma che le edizioni online sono quelle che danno più spazio a temi innovativi rispetto a quelle, certo, istituzionali del vecchio supporto. Pure, ma anche perché, scusate, qui diciamoci la verità, molte cose che escono sui giornali, soprattutto locali, saranno sostanzialmente come messaggio politico per le rassegne stampa, punto. Soprattutto sui temi ambientali, per quel che riguarda partecipate e cazzi d'intorno. Volevo aggiungere un corollario interessante, che però non riguarda Repubblica, riguarda la stampa, riguarda le pagine di Tutto Green. Come sapete, da qualche mese la stampa ha lanciato il suo progetto Tutto Green, eccetera, eccetera. L'altro giorno Lisa Bencivelli ha fatto un interessante e divertente articolo sulle scie chimiche. Mi viene da dire gli sci chimici, perché come sapete, insomma, su rete c'è una gran parte di fandonie e alcuni che prendono ovviamente in giro queste fandonie. Ragazzi, le condivisioni in poche ore ha raggiunto le 16.000 condivisioni in poche ore, quando mediamente gli articoli più fortunati di Tutto Green ce l'hanno 100, 140, non si arrivano neanche alle 200. Io ve lo chiedo a voi, cioè io mi sono fatto un'idea, però ha un significato, cioè quella che è notoriamente una notizia che impazza su internet ed è una bufala, ma la gente c'ha paura, pubblicano le foto dicendo: guardate, sono gli alieni di Marte. Ma lei diceva, cioè, che era una bufala. Lei raccontava come si genera la bufala. Però i portatori di bufale, delle minacce. No, ma i portatori di bufale l'hanno comunque. Cioè, c'è un dotto di portatori di bufale. Ma è enorme. Molto più però dei portatori di bufale sane. Cioè non bufale. È uscito poi sul cartaceo il suo racconto il giorno dopo degli insulti che ha ricevuto. Sì, beh, anche la Gabbanelli gli portarono una vagonata di rotoli di carta igienica quando fece questa cosa. Però vuol dire la viralità dei portatori di bufala, sì, è più grande delle persone serie, diciamo.
Beh, speriamo che dietro le 8.000 condivisioni dell'articolo di Cianciullo non ci siano, diciamo, ci sono che vanno nella direzione se del passato, che bisognerebbe educare i portatori di bufale, perché i portatori di bufale in realtà è gente motivata, cioè, gente a questo punto, se non puoi, come si dice, abbracciano, quindi educhiamo i portatori di bufale, sì, facciamo... esatto, però... sì, c'è un problema, però attenzione, e tra l'altro chiedo poi al nostro guru, poi al signore di ben vestito, che varrebbe la pena poi come FIMA di fare una focalizzazione sul tema dei modelli di business, di cui fa il giornalismo oggi. Spiegami. Uno, vabbè, cosa di narrazione aneddotica. Il consiglio Bencivelli, il titolo di quest'articolo, il caso volle che alle 3 del pomeriggio doveva fiombare a Firenze in un evento che gestivo io. È arrivata lì con i capelli più o meno dritti, a parte che li ha corti, dice, cazzo, mi hanno anche minacciato, ed era piena di... aveva l'iPhone con tutto il suo Facebook pieno di insulti, robe del genere. Ha toccato sostanzialmente un gruppo di soggetti che secondo me qualche problema psicologico ce l'hanno e quindi dovrebbero essere fatti un tagliando al mondo. Okay. Però c'è un problema. Se tu fai un articolo del genere, che... sotto certi punti di vista è assolutamente positivo, cioè il problema è, faccio un passo indietro, purtroppo sui media digitali più che su altri media spararla grossa, quello non era uno spararla grossa, però provocare il can che abbaia e spesso morde è una cosa che paga perché poi genera visite, genera esposizioni sui social media, genera bamba 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 bamba. Cioè ha un fenomeno Fukushima nel senso atomico, ecco, quello che volevo dire. Che va però a volte, come dire, non dico autonormato, forse non sempre butta per la deontologia, mi viene in mente l'ordine dei giornalisti, mi viene tutto come dire, una roba qua. Perché poi alla fine si rischia. Ok, alla fine si rischia di. Come dire, di usarlo nel bene e nel male questo fenomeno. Infatti, secondo me il problema è che rimani come editore, rimani sempre un po' tra le due scelte. Allora, voglio puntare alle condivisioni, ai click e tutto. Purtroppo, cioè io l'ho visto anche da noi, una delle notizie più cliccate nella storia di Green News è quella relativa al vulcano islandese, che io non la volevo nemmeno pubblicare perché le trovo delle cose insignificanti, cioè quella è cronaca di una catastrofe, cioè che poi catastrofe neanche, oppure quelle di Fukushima. Se fai un articolo sulla fiscalità ecologica, come ho fatto per La Stampa qualche settimana fa, che secondo me è la chiave di volta di tutta la green economy, però è ovvio che non puoi aspettarti quel tipo di condivisione, anche se anche su quello uno cerca di fare, di essere preciso ma divulgativo anche sulla fiscalità ecologica, però non ti potrai mai aspettare i risultati del vulcano islandese di Fukushima, purtroppo. Credo che sono poi magari dei trend, dicono solo di essere sintetici, comunque, perché dopo li bagniamo e portano traffico indipendentemente, certo. Cioè anche quello, cioè, vai a analizzare Fukushima, c'è Fukushima, lui è notevole, sì, sì. Le ultime di Fukushima paiono molto più serie, perché è un trend galante, perché secondo me poi va a fare, esatto, pure un'analisi con Google Trends, banalmente, cioè la storia delle scie chimiche, no? Non è un caso che appunto ci siano tante condivisioni, perché comunque analizzando dei dati proprio di ricerca riesci a capire perché producono quel risultato. Poi ci stanno fenomeni, certo, poi non quantizzabili, no? Magari uno spara là una notizia e fa tantissime, però sì, diciamo, in linea di massima nel mondo reale è anche vero, giusto per sconfessare cosa ho detto 3 secondi fa, che era impensabile fino a 15 anni fa, non so, il Festival dell'Economia. Poi Trento ha fatto questa scommessa, è un festival di grandissimo successo. Certo. Nessuno pensava che l'economia potesse avere quel seguito di pubblico. Quindi a volte bisogna anche... Sarò sincero, perché comunque qualsiasi cosa verticale, la rete ce l'ha insegnato, il pubblico ce l'ha. Poi se fai il festival dell'economia, dell'economia A, economia B, economia C, poi alla fine si chiama inflazione di settore. Però se c'entri la nicchia funziona. Con la tutto bon, ma siamo chiusi i lavori. Dichiaro chiusi i lavori fra un secondo. E ci metto solo un secondo, proprio per essere
rapido, ma ci metto lì un'idea sulla quale ragionare. Cioè la differenza tra informazione e formazione, e che è qualcosa sulla quale la comunicazione dovrebbe capire da che parte stare, come correlare le due cose, che io considero fondamentale, ma bisogna anche, e ne butto lì la seconda legata alla prima, quale sia il livello che Bateson chiamava apprendere ad apprendere. Cioè, allora, non è che noi possiamo fare qualcosa in questa direzione, piuttosto, perché questa continua ballo, danza che facciamo tra voler dare un'informazione e poi, lo dico anche a me stesso, questo lamentarci che non venga accolta nel modo giusto perché manca la formazione, e dobbiamo capire da che parte stare, come farla, appunto, basta, andiamo a mangiare. Ci si rivede più o meno alle 14 anche online, speriamo di non sforare. Sforeremo. 14:30. 14:30 per essere realisti.